Stavo osservando la deliziosa meditazione di Anna e durante la meditazione c'erano delle interferenze, giusto? E mi è venuta in mente una storia che adesso vi racconto. Nelle mie, diciamo, lunghe scorribande musicali ho avuto modo di interagire con diversi musicisti, alcuni nel gioco della polarità sono considerati famosi. Uno di questi era Herbie Hancock, che è un famoso pianista. E Herbie Hancock ha questa bellissima storia, che penso che sia molto sia un punto importante da condividere in questo momento, per qualche ragione sento che sia così. E questa storia, lui è un notevole musicista pianista jazz, forse uno dei più famosi al mondo in questo momento. E a 16 anni lui già suonava con Miles Davis, il famosissimo trombettiere. Era giovanissimo e la scena era a Montreal, c'era il Festival del Jazz e Herbie Hancock stava suonando in questa favolosa scenografia dove c'erano migliaia di persone in estasi mentre Miles Davis faceva il suo solo di tromba e gli altri musicisti erano nei pezzi da 90, non dico i nomi, ma insomma, cavalli della storia del jazz, e c'era Herbie Hancock, 16 anni, che suonava le tastiere. 16 anni? 16 anni. Credo che sia 16 anni. E quel che succede, nel momento proprio più orgasmico del brano, Herbie Hancock sbaglia un accordo. Ma non è che lo sbaglia una nota, proprio completamente dissonante. Miles Davis stava suonando la tromba. E sospetto che era l'anima che stava suonando la tromba. Non era Miles Davis. E avrebbe potuto, immagina, migliaia di persone, televisioni, un momento magico, questo rumore orribile che esce fuori da inaspettato, avrei potuto sbattere la tromba, andarsene, incazzarsi, fare tutto di più, giusto? Invece lui è rimasto nel suono e ha sentito questa dissonanza, ma non l'ha giudicata. Ha detto, oh, interessante, vediamo dove mi porta. E ha cominciato a suonare in base a questa dissonanza, che a quel punto non è stata più percepita come dissonanza. E tutti gli altri musicisti lo hanno seguito. Quindi da uno sbaglio madornale è uscita fuori una magia. Ora, questo piccolo aneddoto è importante perché noi, particolarmente in questo momento della nostra esistenza, siamo pieni di interferenze. Come la sentite Anna questa mattina, come la sentite Miles Davis mentre Herbie Hancock sbagliava l'accordo. E la magia sta nel non giudicare quello che arriva, ma integrarlo e usare la nostra immaginazione per portarlo alla luce. Giusto? Quindi parliamo di cosa? Parliamo di neutralità, che è un punto fondamentale del nostro in questo momento. La neutralità. Cos'è la? Molti pensano che neutralità vuol dire che sono passivo. Che la neutralità, al contrario, tu sei attivo, veramente attivo, solo quando sei neutrale. Cosa vuol dire? Quando rimuovi la carica emotiva, la risposta emotiva, perché la vita arriva sempre priva di contenuto, arriva. Il contenuto, perché la vita vuole che il contenuto glielo mettiamo noi, perché noi siamo i creatori. Vabbè, questo era un piccolo, diciamo, aneddoto che ho sentito, sono stato guidato a condividere. Quindi torniamo al discorso della neutralità. Neutralizzarsi vuol dire semplicemente collegarsi con l'anima. Se in questo momento c'è un incendio, in questo momento, e dobbiamo salvarci, adesso sono molto drammatico, comunque dobbiamo salvarci perché c'è un... ho molte più chance di uscire in maniera elegante e efficace, anche aiutare gli altri, se invece di entrare in una reazione emotiva mi mantengo neutrale. Quindi, perché dalla neutralità
sono nel pieno possesso delle mie facoltà, sono completamente centrato e anzi trovo situazioni geniali, possibilità geniali per uscire di casa e anche portare con me più gente possibile. Mentre invece se entro in reazione con una carica emotiva, sgomitata, cerco di uscire perché mi devo salvare a qualunque cosa. Questa è, diciamo, la differenza di qualità di vita che nel nostro quotidiano operiamo quando da una situazione estremamente polarizzata dove le nostre emozioni prendono il sopravvento, quindi ci arrabbiamo, reagiamo in maniera. E poi c'è una cosa da dire, che se qualcosa ci fa reagire, quel qualcosa è perfettamente orchestrato perché mette il dito nella piaga, ci dice che dov'è, ci appunta la località dove c'è del lavoro da fare. Quindi una persona scorbutica, una persona sgradevole, è un'anima che sta interpretando un ruolo così che tu possa andare a vedere alcune cose, così che tu possa portare in superficie delle cose che sono dormienti, ma che adesso devono essere spurgate, devono essere portate in superficie e poi lasciate andare. E la formula migliore per lasciare andare queste situazioni, che possono essere paura, qualunque contrazione, è quella di vederla in maniera neutrale, quindi osservarla, non perderci in essa, perché non siamo questa cosa. Questo è semplicemente un programma che è stato inserito nel nostro meccanismo a un certo punto del nostro cammino e adesso ha fatto il suo lavoro, quindi ci ha aiutato e adesso è tempo di lasciarlo andare. E la maniera migliore per lasciarlo andare è attraverso l'apprezzamento, perché ci ha servito, ci ha portato dove siamo qui ora. E ci ha dato delle esperienze straordinarie, così che adesso possiamo andare oltre. E quindi nel momento in cui riconosciamo la contrazione, la osserviamo e ne proviamo riconoscimento, riconoscenza e apprezzamento, e la lasciamo andare, a questo punto, se prima il nostro potenziale era così, adesso diventa così, e poi così, dipende. Man mano che ci deprogrammiamo, il nostro potenziale aumenta. E questo è il gioco della vita. Perché c'è sempre qualcosa in più da scoprire, sempre qualcosa in più da diventare. Quindi Miles Davis non ha giudicato, ha semplicemente integrato, oh, interessante questo suono. Non l'ha detto che è cosa orribile, non ha detto niente, è interessante. E si è arreso adesso e ha lasciato che esso lo trasportasse. E lo ha portato sia lui che tutti gli altri musicisti, incluso Erbienko, in un viaggio che prima non era previsto. E questo è il processo creativo. Perché noi siamo creatori, questo è un processo creativo. Ok, detto questo, allora, siamo noi? Siamo anime, giusto? Ormai a questo punto penso che tutti lo abbiamo capito. L'anima da dove viene? Viene da casa. Niente, nessun problema. Viene da casa. Cos'è casa? Cos'è quando noi vogliamo tornare a casa? Casa è questo. Questa è casa. Casa. Il nulla. È il tutto allo stesso tempo. Tutto ciò che è successo, che succede, che ancora che non è successo, è tutto dentro la fonte della vita. Quindi c'è semplicemente un essere pulsante che ha un respiro e basta. Questo è quello da dove tutti noi iniziamo. Ora, la fonte è abbastanza noioso. Sempre, insomma, più o meno. La fonte vuole esprimere se stessa, vuole vivere un'esperienza di se stessa e quindi cosa fa? Si frammenta, si crea una frammentazione di se stessa così che possa avere un'esperienza, perché se non crea delle sfumature, dei grigi, dei bianchi e dei neri con tutte le sfumature, non può, se tu sei sempre nel bianco, non capisci, non, se, sei, ma non sai chi sei, sei senza sapere chi sei. Quindi per sapere chi sei, devi osservare, devi creare un contrasto. Bisogna creare un contrasto, se no è sempre tutto bianco.
Quindi tutto quello che esiste, e anche quello che non esiste, ma tutto quello che esiste, questa sedia, noi, whisky, il sole, Barack Obama, tutti quanti vengono da casa. Siamo tutti espressioni della fonte. Quindi la fonte crea la vita, per questo si chiama la fonte della vita. Quindi siamo tutti uno, non ci sono separazioni. Ci sono dei sogni, ok? E quindi l'anima. Sogno. È vero, però, guarda. Lo vedono al contrario, però sì. Allora, io sono l'anima. Cos'è l'anima? Come abbiamo detto che è una frammentazione. La fonte crea la vita prima attraverso il suono, attraverso le frequenze, che sono suoni, ok? Ognuno di noi in questa stanza ha un suono specifico, unico. Come in nessun'altra parte della galassia, dell'universo, siamo unici in questo. Quando si diventa anima, è un pochino come prendere una goccia dall'oceano. La goccia è sempre l'oceano, giusto? Però adesso c'è qualcosa di diverso. Allora, torniamo a noi. Stavo dicendo che la fonte della vita crea l'anima attraverso il suono. Come metafora, una goccia che si separa dall'oceano, è sempre oceano, ma adesso c'è una differenza, che ha un'individualità, quindi diventa un processo creativo. Quindi noi siamo tutti processi creativi. L'anima, senza dilungarmi troppo, dalla sua etereicità, non so se è una parola che esista, dal suo sta in uno stato, sì, sta in uno stato di non forma, non spazio, niente, non tempo, e vuole solo due cose l'anima: vuole evolversi, espandersi, diventare sempre di più, e vuole essere di supporto alla vita. Queste sono le due fondamentali ragioni per l'anima di esistere. Quindi la fonte crea, soffia attraverso il suono e poi lascia andare il suo creato e lo osserva. E ogni volta che il suo creato si espande, la fonte sente un orgasmo e diventa ancora di più. Anche se è un paradosso, perché non può diventare di più perché è tutto. Però dobbiamo accettare il paradosso. Ok? L'anima ha milioni e milioni di possibilità, milioni, infinite, infinite possibilità intorno al suo spazio senza spazio, al suo tempo senza tempo, alla sua forma senza forma. E osserva l'orizzonte e osserva tutte le potenzialità. Ognuno di questi qui sono tutti processi creativi, sono tutti sistemi operativi. Ok? E fa lo scanner di tutte le possibilità e cerca quella che è più idonea per il suo prossimo cammino, per la sua prossima avventura. Un po' come noi quando andiamo all'università scegliamo se fare medicina, se fare scienze politiche o se fare letteratura, adesso non so, neanche, non so, quasi mai stato all'università. Comunque, un po' con lo stesso concetto. La nostra anima ha identificato nell'orizzonte questo piccolo, 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 piccolo pianeta blu e verde che pulsa in una maniera straordinaria. E quando l'ha visto si è incuriosita, e dopo essersi incuriosita si è affascinata, e dopo essersi affascinata si è entusiasmata, fino a che ha detto sì. Ha guardato il curriculum, ne ha apprezzato l'incredibile sfida, forse la sfida più intensa, l'espressione. È come se io vado all'università e scelgo ingegneria elettronica, fisica, cioè proprio la cosa più dura che posso trovare. Perché? Perché sono un'anima così elevata che voglio veramente qualcosa che mi scuota. Ok? Quindi tutte le nostre anime hanno identificato questo piccolo pianeta e se ne sono affascinate, se ne sono invaghite. E dopo aver visto le incredibili difficoltà, hanno detto sì, voglio andare
nel fondo più oscuro, nella scarsità, nella separazione più assoluta, perché voglio vedere se in quelle condizioni riesco a creare. Nel momento in cui dice sì, firma un contratto, OPPP, firma un contratto e si lascia cascare, si lascia cadere nel tunnel che lo porterà nella placenta e nel feto della madre che lui stesso ha scelto. Quando fa questa scelta, interagisce con altre anime che vogliono anch'esse andare nel pianeta e dice, ok, io sai che voglio veramente avere una forma di contrazione molto severa a livello fisico, oppure voglio sperimentare una contrazione molto severa a livello emotivo, psicologico, oppure voglio sperimentare la ricchezza. La ricchezza è difficile, essere figli di papà non è una prova facile, oppure essere poverissimo. E quindi orchestra insieme ad altre anime una sceneggiatura teatrale, ok? E nel momento in cui si lascia cascare, azione, e l'azione comincia, e il viaggio comincia. Fa parte del contratto che in questo viaggio ci scordiamo chi siamo, perché se ci ricordiamo tutto quanto e giochiamo a carte scoperte non funziona la cosa. Quindi come parte del contratto non tutti ci scordiamo completamente tutto, alcuni si scordano in base a quali sono le loro, diciamo, il loro intento. Il livello di dimenticanza varia da assoluto a ricordo tanto o poco, e questo poi dopo si apre man mano che si percorre il cammino terreno. Quindi quando arriva nel feto della mamma che lui ha scelto, a questo punto non si ricorda più chi è, non sa chi è. E per la prima volta sente le costrizioni di un corpo, sente l'idea di spazio e di tempo, che erano esperienze sconosciute a lui o a lei. E cosa molto importante, perché parte di questo curriculum, di questo sistema operativo chiamato Pianeta Terra, fanno parte le emozioni. Non tutti i sistemi operativi hanno emozioni, infatti pochissime, penso che il nostro sia uno dei pochi che sente emozioni. E di solito la prima emozione che l'anima sente, di solito, non sempre, è l'emozione dell'abbandono. Perché pur non ricordandosi chi è, comunque sente di essersi staccata, che ha perso qualcosa. Non riesce a capirlo perché non si ricorda la sua vera identità. E quindi c'è questo iniziale abbandono con cui di solito noi cominciamo il nostro cammino terreno. Il sistema operativo Pianeta Terra il Pianeta Terra è milioni e milioni di anni, ha una longevità enorme. Come tutti i sistemi operativi, come il nostro computer, ogni tanto viene upgrade, come si dice upgrade? Aggiornato. Viene aggiornato. Ok? Quindi ci sono stati tantissimi aggiornamenti, dal periodo della Lemuria, di Atlantide, così via, ci sono tante storie, tante narrative. L'ultimo aggiornamento, diciamo, consistente, è successo 15.000 anni fa. 15.000 anni fa, il sistema operativo Terra è stato ingegnerizzato, non so anche se questa è una parola, comunque è stato ingegnerizzato da altre anime, io ne conosco alcune personalmente, che hanno ridisegnato il sistema operativo Terra e hanno ridisegnato il sistema operativo, il costume che noi usiamo, che è questo sistema operativo qui. Okay? E gli ingegneri che hanno fatto ciò sono il meglio del meglio del meglio, in assoluto, e hanno preso gli elementi più incredibili e li hanno abbinati in questo sistema operativo. Quindi noi siamo l'espressione del top, del top, del top di tutto. Ok? Quindi abbiamo un sistema operativo, adesso ne parlerò brevemente. Poi quello che è successo
Per 5.000 anni abbiamo vissuto questa esperienza straordinaria di essere, diciamo, in questo costume. E dopo 5.000 anni ci è stata fatta una proposta. E la proposta è stata quella, sono arrivate degli individui, delle specie che ci hanno detto: siete bravissimi. È come se io adesso giocassi a tennis e gioco così bene a tennis, e arriva qualcuno e mi dice: guarda, che ne dici se rendiamo il gioco ancora più difficile? E il giocatore di tennis dice: come, no, dai, proviamo, vediamo. No? Un po' ingenuamente abbiamo firmato un secondo contratto, e in questo contratto abbiamo lasciato, diciamo, con il nostro consenso, la possibilità a alcune specie extraterrestri di alterare il sistema operativo che avevamo navigato già per 5.000 anni. E questo sistema alternativo è stato alterato in maniera da rendere l'esperienza terrena molto, molto più polarizzata, il sistema molto più dualistica, molto, molto più intensa. E a questo punto, diciamo che, immaginate, faccio l'esempio della Ferrari, una Ferrari che ha mille luci, mille cose, oppure ecco un aereo fantastico che quando è attivo è pieno di possibilità. Immaginate se a questo aereo spegnete tutte le luci all'improvviso e lasciate solo una lucetta rossa, che anzi è anche un po' fioca, che trema un po'. Quindi noi, da un sistema operativo estremamente sofisticato, di cui adesso parlerò per un attimo, ci siamo ritrovati in una situazione dove avevamo un millesimo del nostro potenziale. E noi abbiamo accettato questa sfida perché ci intrigava l'idea di poter creare in una situazione ancora più contrastata di quella di prima, perché a quel punto già eravamo diventati dei maestri a quello. Quindi eravamo pronti anche per accettare una sfida più intensa. Comunque, prima di parlare di questo, vediamo il sistema operativo essere umano. Adesso io disegno una sorta di, non so come mi verrà, ecco, una cosa così, e voilà. Ok, questo siamo una meta. Allora, l'anima quando arriva, l'anima sta qui, sta nel cuore, ok? Qui c'è la nostra anima, io sono, sta qui, nell'anima. Prima di parlare dell'anima, vediamo l'incredibile sistema operativo, il nostro costume, che è straordinario. Abbiamo l'intelligenza del corpo. L'intelligenza del corpo riflette l'intelligenza della madre terra, della natura. Ok? Quindi comunica con la nostra incredibile pianeta, che è una coscienza straordinaria. Quindi attraverso il collegamento con il corpo noi acquisiamo informazioni straordinarie a livello planetario, a livello di madre terra, a livello di Gaia. Okay? Quindi informazioni straordinarie ci arrivano dal nostro corpo quando lo ascoltiamo. E quindi questa è un'intelligenza. La seconda intelligenza sta qui, nella pancia, nell'intestino. L'intelligenza dell'intestino riflette il collettivo umano. Quindi il collettivo umano che ha migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di anni, noi quando ci colleghiamo con quello che chiamiamo l'intuito, la pancia, siamo in collegamento con quella saggezza di milioni di anni, centinaia di migliaia di anni di esperienza nella Terra. E non sbaglia mai. Non sbaglia mai, no. No, ma neanche il corpo sbaglia mai. Non è una questione di sbaglio o non sbaglio. E quindi abbiamo il corpo, la pancia e l'anima. L'anima ha con sé l'intelligenza di tutte le stelle, delle galassie, delle multidimensioni, di mille infinite realtà, della fonte della vita stessa. Ora, queste tre intelligenze poi vengono, un po' come fa il direttore musicale di un'orchestra, vengono tutte orchestrate dalla mente. Ok? Dalla mente. La mente, diciamo, dirige il traffico, coglie tutte queste informazioni e dirige il cammino. Ora, ci sono altri elementi che sono a dir poco spettacolari. Uno si chiama il DNA. Il DNA sono
12, alcuni ce l'hanno 12, alcuni ce l'hanno 13, alcuni 14, alcuni ce l'hanno 9, 10, non so come si dice in italiano stem. Filamenti, filamenti. Filamenti, sono filamenti. Adesso in questo momento sono tutti stati spenti, quasi tutti. Comunque ogni canale, ogni filamento del DNA è in collegamento con una specifica razza stellare. Quindi abbiamo lemuriani, abbiamo andromediani, abbiamo rettiliani, abbiamo... Quindi quando il nostro DNA è attivo completamente, noi siamo in continua comunicazione, dove diamo e riceviamo messaggi in continua, con 12 diverse specie extraterrestri. Quindi abbiamo una capacità di informazione pressoché illimitata. Poi abbiamo chiaramente il terzo occhio, la ghiandola pineale. Questo era il nostro sistema, i primi 5.000 anni, di 15.000 anni fa. Poi è arrivata questa alterazione, che è stata, operata attraverso il nostro consenso, quindi abbiamo scelto noi, con grande entusiasmo, forse con un po' anche di ingenuità, abbiamo firmato questo contratto. E quindi quello che è successo è che hanno cominciato a alterare il nostro sistema operativo. Prima cosa, hanno spento tutti il nostro DNA, ne hanno lasciato acceso, mi pare, neanche un quarto di un canale, è rimasto acceso, è rimasto attivo. E poi hanno inserito, dentro il pianeta Terra, hanno inserito un'altra bolla che si chiama matrice invertita. In questa matrice invertita, dove noi siamo rimasti per adesso quasi 10.000 anni, no? Non senza quasi, 10.000 anni, è tutto invertito. È come se tu camminassi in una stanza dove è tutto specchio, quindi quello che è a destra e a sinistra, quello che è alto e basso, quindi molto, un labirinto molto molto difficile. E questo lo vedi anche, è rispecchiato anche nella società, lo vedi che quando vai a scuola impari spesso l'inverso di quello che è vero. Quando vai, o disimpari. O disimpari, esatto. Quindi il gioco era quello di creare, di alterare il nostro sistema operativo e il nostro pianeta in maniera da rallentare il più possibile in ogni modo possibile rallentare la nostra evoluzione, anzi devolverci, involverci. Ma allora che cosa ci hanno guadagnato a fare questo? Loro volevano farlo. Sì, lo vogliono fare. Cioè, lo vogliono fare, sì, è comunque un vantaggio per loro. Una loro caratteristica, loro fanno questo lavoro, vanno e viaggiano nelle galassie e creano queste esperienze estremamente polarizzate per quelle anime che sono interessate. È un servizio. Un bel servizio. Ricordiamoci che dal punto dell'anima non c'è giusto e sbagliato, c'è semplicemente risonanza, dissonanza e esperienza. Cioè maturo e quando si esatto. Quindi, scusami, per capire, cioè ci sono delle razze che hanno grandi poteri su di noi anche oggi. Beh, non hanno poteri di su di noi, hanno poteri su di noi perché noi diamo il nostro consenso, perché noi accettiamo di fare il gioco piccolo. Perché nel momento in cui riattiviamo il nostro sistema operativo siamo estremamente potenti. Infatti noi, il nostro destino, se si può chiamare destino, diciamo il nostro prossimo viaggio sarà quello di essere grandi insegnanti. Perché quando noi ci laureiamo da questo curriculum, che è una laurea che stiamo portando a termine proprio in questo periodo, diventeremo dei maestri straordinari e poi una volta che avremo completato la nostra esperienza terrena, continueremo a insegnare in orizzonti vastissimi e saremo richiestissimi come maestri, perché noi siamo i maestri della separazione più eccelsa. Quindi abbiamo tantissimo da dare e infatti in questo momento l'intero universo ci sta osservando e sta imparando tantissimo da noi, perché noi siamo in una situazione così estremamente frammentata, così estremamente contrastata, così separata, che sono affascinati, perché malgrado ciò riusciamo a sentire amore, malgrado questa incredibile, straordinaria contrazione, siamo così maestri che ancora sentiamo amore. Lo stiamo sentendo in questo momento.
meravigliati. quindi ci hanno messo in questa, diciamo, matrice invertita, ci siamo messi noi, abbiamo accettato, e malgrado ciò eravamo così potenti che ancora non riuscivano a frenarci, non riuscivano a comprendere. E cosa hanno fatto? Hanno, nel nostro emisfero sinistro, quindi la parte sinistra, la parte maschile, hanno messo un piccolo impianto. Questo impianto si chiama ego. Non mi voglio. E il suo lavoro è quello di comunicare con la matrice invertita. E praticamente il lavoro dell'ego è quello di raccontare storie. Racconto delle storie, è un cantastorie continuo. E queste storie ci ingaggiano continuamente su quello che andò male nel passato e quello che potrebbe andare male nel futuro. Quindi è una danza continua. Una narrativa continua, e la maggior parte di noi con il tempo si sono persi completamente in questa danza e sono arrivati a credere che sono quella danza. La maggior parte di noi credono di essere l'ego. Ma chiaramente non siamo l'ego. L'ego e il suo obiettivo è quello di portarci addirittura alla seconda dimensione. Adesso siamo nella terza dimensione invertita, perché è tutto invertito, alla seconda dimensione. E c'è una grossa fetta della nostra popolazione che è nella seconda dimensione. Cosa vuol dire? Che è assolutamente associata con il mondo delle forme, non crede che esista altro. Quindi mangio, bevo, dormo, lavoro, muoio. Questa è la vita, poi non esiste niente, finito. Quindi sono completamente persi nella narrativa continua, nella danza continua, che l'ego crea, ok? Poi c'è una seconda fetta di persone che sono ancora intrappolate nell'ego, ma in qualche maniera ci sono dei momenti in cui sentono che credono di essere fisici e qualche volta hanno un'esperienza spirituale. Quindi sono momenti in cui pensano che c'è un'anima, che c'è, però in quei momenti immediatamente sono alterati dall'ego che immediatamente crea una narrativa. Guarda, le religioni sono tutte provenienti dall'ego, a parte l'essenza, ma poi vengono sviluppate dall'ego. E poi c'è una terza situazione in cui ci sono anime che sanno di essere anime e sanno che stanno avendo una temporanea esperienza fisica e questa è la direzione dove tutti noi qui stiamo andando sempre di più, ci stiamo risvegliando a quel concetto. Ora, se siamo a un tale livello di disfunzionalità, nel senso, non nel senso negativo, se stiamo avendo un'esperienza così contratta, così potentemente contratta, che se adesso decidiamo di chiudere gli occhi e di non pensare, è impossibile, perché l'ego continua il suo chiacchierio. C'è un fatto, è che in questo chiacchierio, non importa quanto fitto c'è e sia questo chiacchierio, tra una frase e l'altra, tra una parola e l'altra, c'è uno spazio. Anche se piccolo piccolo, in quello spazio c'è la nostra anima che ci aspetta. In quello spazio noi possiamo sentire la voce dell'anima. Quindi quello spazio è l'attimo fuggente. Un attimo di silenzio. Eh? Un attimo di silenzio, tra un suono e un altro. È l'attimo fuggente, è il qui e adesso. Dove tu abbandoni completamente la narrativa passato-futuro e ti immergi nel silenzio, nell'attimo fuggente, nel qui e adesso. Scusa Marco, e il subconscio? Il subconscio è un tape recorder, un registratore che registra tutto il nostro cammino. Sì. Non solo il nostro cammino, poi a livello... In questo momento il mio subconscio sta registrando anche gli uccellini fuori che stanno suonando, tutto sta registrando. Quindi è un registratore. Però l'ego cosa fa? Prende dal subconscio
le informazioni e dice qui possiamo fare qualcosa di, possiamo cucinare una bella minestra, no? E comincia a creare narrative dal subconscio. Okay? Il subconscio è semplicemente un registratore. Quindi stavo dicendo, tra un chiacchierio e l'altro, tra un rumore e l'altro, c'è l'anima che ci aspetta, c'è il silenzio, in quell'attimo fuggente c'è l'anima che ci aspetta, che ci vuole parlare, ci parla ma non possiamo sentirla perché abbiamo questo chiacchierio continuo. Ok? Quindi una situazione molto importante in questo momento è quella di collegarsi e operare sempre il più possibile dall'attimo fuggente, dal qui e adesso. Per fare ciò, torniamo al discorso della neutralizzazione, dobbiamo neutralizzarci, dobbiamo non lasciarci, non perderci nel chiacchierio dell'ego, non identificarci in esso, osservarlo senza giudicarlo, perché se non giudichiamo torniamo immediatamente nel gioco della polarità. Appena giudichiamo qualcosa, immediatamente ritorniamo nel gioco dell'ego. Ok? Quindi lo osserviamo e in quella osservazione, in quel momento di osservazione, possiamo cominciare a sentire la voce nostra vera dell'anima, non solo la voce dell'anima, ma anche la voce del corpo e la voce della pancia. Sia la voce del corpo, che la voce della pancia, che la voce dell'anima vanno nella stessa direzione. Tutti e tre queste intelligenze vogliono solo una cosa, evolversi. E vogliono un'altra cosa, servire la vita. Hanno leggermente diversi scopi, ma tutte e tre vanno nella stessa direzione. L'unico che va nella direzione contraria è l'ego, che fa di tutto per frenare e anzi farci andare indietro. Quindi nel momento in cui riusciamo a strecciare il pensiero, cominciamo a collegarci con l'attimo fuggente, e ci sono diversi modi per collegarci con l'attimo fuggente, cominciamo a sentire la voce del corpo, cominciamo a sentire la voce dell'anima, cominciamo a sentire la voce della pancia e cominciamo a dirigersi verso un viaggio organico, non contratto, che è in linea con i propositi originali, le ragioni per cui siamo venuti in questo pianeta. Ognuno di noi ha delle ragioni specifiche, ma succede, altri miracoli succedono. Quando cominciamo a collegarci con il nostro sistema operativo organico, quindi corpo, pancia e anima, cominciamo a riconoscere la nostra unicità, cominciamo a riconoscere i nostri doni. Ognuno di noi, come ho detto all'inizio, ha un suono e questo suono in esso porta dei doni e questi doni sono i nostri strumenti di navigazione. I nostri doni, insieme alla nostra immaginazione, l'immaginazione è la fonte della vita che ci parla, insieme con i doni ci guidano verso la direzione che ci siamo presupposti al momento dell'incarnazione. Quindi la nostra responsabilità, che non è altro che l'abilità di rispondere, la responsabilità è l'abilità di rispondere, è quella di entrare in contatto con la nostra unicità e responsabilizzarci. Che cosa vuol dire? Abbracciare il nostro processo creativo. Noi siamo creatori. Quindi abbracciare il nostro processo creativo vuol dire essere noi stessi. Più siamo noi stessi, più siamo creatori. Il processo creativo si esprime quando si esprime con la gioia. Quando si esprime con la gioia è organico. Vuol dire che è l'anima che ci parla, vuol dire che è il corpo che ci parla, vuol dire che è la nostra pancia che ci parla. Quando si esprime con una contrazione, qualunque, può essere paura, rabbia, quello che è, qualunque emozione negativa è invece la narrativa dell'ego. Quindi la formula è molto semplice: segui la tua gioia attraverso l'azione. Quindi ti colleghi con la tua anima attraverso l'immaginazione crea una direzione e poi agisci, e poi vai, voli,
nel momento in cui fai ciò, c'è una cosa che devi togliere da questa formula. Quindi la formula è: segui la tua gioia attraverso la tua immaginazione, agendo, e la parte più fondamentale, più importante, è quella di rimuovere qualunque aspettativa. Perché nel momento in cui introduciamo l'aspettativa, diventiamo immediatamente corruttibili. Nel momento in cui ci aspettiamo qualcosa dal nostro operato, l'ego immediatamente entra e comincia a dirci: ma allora dobbiamo cambiare qui, dobbiamo fare, perché bisogna di essere convalidato qui, hai bisogno di essere capito qua, qua bisogna devi essere rimborsato, qui devi essere pagato. Qui. C'è tutta una serie di situazioni che l'anima non conosce, non capisce. L'anima conosce solo la gioia di essere se stessa sempre di più. Quindi quando introduciamo un'aspettativa, e qui di solito caschiamo tutti, anche gli stessi artisti, fondamentalmente siamo tutti artisti, e quando abbracciamo il processo creativo siamo artisti, tutti. Tu puoi essere un postino, tu puoi essere un artista quando porti le lettere, se lo fai attraverso, se è la tua gioia, se è in linea con quello che l'anima è venuta a fare. Quindi dobbiamo raggiungere questo livello di purezza, dove facciamo le cose senza alcuna aspettativa, semplicemente perché lo fai, perché mi dà gioia. Non ho bisogno di nessun ritorno, cioè il ritorno è già di per sé con la gioia, io già sono pagato, perché la gioia è orgasmica, la gioia mi espande, mi fa diventare sempre di più, quindi sono già stato super pagato. Quindi se qualcuno poi, diciamo, convalida il mio operato, è un extra bonus, bene, sono contento, mi fa piacere, ma non ho nessun bisogno. Nel momento in cui c'è il bisogno, entriamo nel gioco della polarità. Quindi la nostra operato, più l'anima opera così, segue la sua gioia attraverso l'immaginazione, attraverso l'azione, perché siamo fisici, siamo una situazione fisica, quindi se non agiamo non succede niente. E quindi l'azione cristallizza una creazione, giusto? Quindi non stiamo manifestando, stiamo creando. La maggior parte di noi sono presi a manifestare. Manifestare vuol dire: attraggo a me cose che sono qui, la villa, la casa, la carriera, la bella, quello che è, i soldi. Quella è una manifestazione, non c'è niente sbagliato, è un'esperienza. Ma i creatori non manifestano, creano. Creare vuol dire cristallizzare da frequenze più alte qualcosa che in questa frequenza ancora non esiste. E nel momento in cui compio questo operato, che io diventa famoso o no, che sia convalidato da milioni di persone o che nessuno mi convalida, non ha importanza, ho creato un campo energetico e tutto il collettivo umano ne sente il beneficio. Consciamente o inconsciamente, non ha importanza. Quindi questa è la nostra responsabilità. Riconoscimento dei nostri doni, i quali immediatamente sprigionano la gioia, l'immaginazione comincia a scendere, a spingere, azione. Senza porsi, perché immediatamente l'ego cosa fa? Ma come facciamo questo? Ma quando succederà? Ma perché? Immediatamente cerca di sabotare la purezza di questo viaggio con delle frequenze che non sono affare dell'anima. Il come, il perché e il quando sono perfettamente sincronizzati dall'esistenza stessa. Mentre invece l'ego ci fa credere che c'è, bisogna proteggerci, bisogna stare attenti, perché ti ricordi come l'altra volta è successo, stai attento, no, non puoi, e poi questo ti frega, cioè c'è tutta una conversazione, giusto? E quindi perdiamo la purezza, perdiamo, non c'è più l'anima a questo punto che si mette alla guida della nostra vettura, arriva l'ego che guida.
Adesso dobbiamo, grazie ego, I love you, ti voglio bene, è tempo che ti vai a sedere dietro, perché adesso l'anima deve guidare la vettura. Perché se non è l'anima a guidare la vettura, le frequenze che stanno inondando in maniera massiccia il nostro mondo sono così alte che diventa sempre più insostenibile vivere attraverso le leggi dell'ego. Diventa sempre più sofferente, diventa sempre più drammatico, sempre più contratto, sempre più diciamo spiacevole. Mentre invece sì, abbracciamo attraverso la neutralità, abbracciamo il viaggio dell'anima, questa trasformazione che si sta prendendo in questo momento, diventa orgasmica. È un po' come voi donne quando fate un bambino. Il bambino nasce, non ci sono dubbi, ma se voi siete contratte, il parto è dolorosissimo. Se invece vi lasciate andare, il parto diventa una cosa, un'esperienza meravigliosa. E questo è il parto che adesso noi dobbiamo effettuare in questo momento. E quindi il parto succede, il bruco deve diventare farfalla. Non ci sono Joe Biden, non ci sono reptilians, non esiste. Sì, stanno giocando il ruolo per creare un livello di polarizzazione così satura, così che possa crollare, le cose possano crollare ancora più rapidamente. Ma a parte questo, non ci sono diciamo diverse possibilità. Stiamo per partorire, quindi stiamo andando dal vecchio sogno che ci ha dato delle esperienze straordinarie, il sogno della matrice invertita. Adesso stiamo tornando al sistema essere umano organico, e quindi tutti i pulsanti si stanno riaccendendo rapidamente. Cominciamo a ricordarci chi siamo e cominciamo a acquisire quella vibrazione che rapidamente adesso ci porterà in quello che molti chiamano la quinta dimensione o la terza dimensione organica, dove non esiste altro, non esiste la paura, non esiste la sofferenza, non esiste la vecchiaia, non esiste la malattia, non esiste la scarsità, non esiste la separazione. Quindi rapidamente adesso ci troveremo in una situazione straordinaria. Ma c'è un'altra cosa da dire su questo. È che in questi 10.000 anni in cui noi siamo stati nella matrice invertita, il sistema operativo originale, anche lui si è upgraded, come si dice? Si è aggiornato. Quindi adesso stiamo per tornare, non stiamo tornando al vecchio, stiamo tornando a un sistema operativo che non è mai stato usato prima da Odora, da nessuno. Quindi tutta la vita, in tutte le sue espressioni, sta osservando questo piccolo pianeta verde-blu che sta diventando qualcosa che non è mai successo prima. E infatti noi siamo, a dir poco, fortunati. Certo, se ascoltiamo la storia dell'ego siamo miserabili, abbiamo mille cose che non vanno, ma in realtà ci sono milioni e milioni, miliardi e miliardi di anime che vorrebbero essere qui al nostro posto. Quindi se una volta che ci rendiamo conto di quello che ci aspetta, dovremmo celebrare, aprire bottiglie di champagne ogni minuto. Ok? Non so, ci sono domande o qualcosa? Qualcuno vuole condividere qualcosa? Questo è un collegamento naturale, ma inserimento, cambiamento di DNA. Questo sta succedendo in questo momento, perché abbiamo sollecitazioni che ci arrivano dal Sole, dalla Madre Terra, arrivano dalle stelle, arrivano dalla nostra famiglia di anime, possiamo chiamarli extraterrestri, ma siamo sempre noi a un livello di apprezzamento più alto. Okay? Noi siamo i creatori e siamo anche i primi creatori. Noi in questo momento abbiamo accettato di entrare in un sistema operativo creato da un'altra anima, ma anche noi quando siamo anime abbiamo creato altri sistemi operativi in cui altre anime stanno sperimentando. Però questo è naturale, ma quello che vogliono inserire, quello meccanico. Quello che vogliono inserire, che intende? Sì, dice il microchip. Anche cambiamento del DNA. Ah no, ma quella è una narrativa che sta cercando di rallentarci il più possibile
attraverso la paura. Perché modifica il DNA, è possibile comunque dalle ricerche. Sì, sì, è possibile. Se uno approfondisce. Sì, quindi se tu sei un'anima che ancora vuoi vivere quell'esperienza, vivrai quell'esperienza. Che c'è di male? Per l'anima è un battito di ciglio. Ok, altri 5.000 anni di microchip zombie live. Interessante, facciamo. Dobbiamo rimuovere assolutamente l'ego, ma il vittimismo, il sentirsi vittime è la prima cosa che deve uscire fuori dal nostro sistema operativo, perché non ci sono vittime. Siamo noi creatori, non c'è niente fuori. Non c'è niente. Dicevi che naturalmente da queste sollecitazioni di cui parlavi saremmo portati a elevarlo il DNA ai 12 della man mano che alziamo le frequenze, si riaccendono tutti, cioè tutte le luci di controllo. Siamo in torre di controllo e tutte le luci che erano spente si accendono tutte quante adesso. Io ho letto di notizie di un nuovo Sole Maya a dicembre che aiuterà questo. Assolutamente, sta arrivando aiuto di più. Sole Maya che deflagherà, ma non sarà questo sole, è un altro sole che aumenterà le frequenze. E chi c'è? Insomma, bisogna correre un po' dietro perché vanno veloci. E anche per questo che si sente che il sistema è un po' fretta. Assolutamente fretta perché hanno pochissimo tempo. Hanno pochissimo tempo. Adesso poi parliamo neanche di anni, parliamo di mesi. Un mese. Quindi hanno pochissimo tempo. Però se usciamo fuori dalla polarità, dal gioco della polarità, dove c'è il giusto, lo sbaglio, il buono, il brutto e il cattivo, e ci sintonizziamo con l'anima, questo è il modo più efficace per neutralizzare il dramma della nostra vita. Perché io lo facevo anche da piccolo, ogni volta che tornavo a casa da scuola, adesso lo dico uno dei tanti esempi, quindi una situazione molto contratta, per me, io vivevo la scuola in maniera molto contratta perché non c'era niente che, non trovavo niente di naturale a scuola. Ero troppo collegato per poter identificarmi con, diciamo, i parametri di quello che era l'idea di scuola. E quindi diciamo che sentivo delle forti contrazioni, sentivo dei forti abusi, delle forti situazioni che erano molto spiacevoli, anche paurose, 7 anni, 6 anni, ti interrogo, dietro la lana, ti sei comportato, cioè tutte queste paure, ma non era un gioco, era proprio una cosa estremamente seria, no? Però io, naturalmente, al momento in cui, alla fine della mia giornata, appoggiavo la testa nel cuscino, nell'oscurità della sera, prima di chiudere gli occhi e addormentarmi, rivedevo, diciamo, tutti i momenti della mia giornata. E rivedevo il buono, il brutto e il cattivo. E li vedevo con gli occhi dell'anima. E quando li vedi negli occhi dell'anima, senti solo amore. Non importa quanto è stata intensa, quanto è stata scorbutica o paurosa la situazione che hai vissuto in quel pomeriggio, in quella mattina o quella sera, nel momento in cui la rivisiti con gli occhi dell'anima, tutto si neutralizza, tutto diventa amore. Allo stesso modo come tu quando vai a teatro e vedi un dramma dove c'è il cattivo che uccide il buono, poi dopo alla fine dello spettacolo si accendono le luci, si riapre la tenda, tutti quanti applaudono e il buono e il brutto e il cattivo si tengono per mano, si abbracciano, mazza che spettacolo avete fatto, è stato fantastico. Io chiudevo le mie serate, avevo 6-7 anni, con questa visione. E quindi in questa maniera mi risettavo e il giorno dopo ricominciavo da zero. Non mi portavo addosso tutte le pesantezze del giorno prima. Quindi questa è una formula che può essere operata in qualunque momento. Se noi riusciamo a rivisitare le pesantezze del nostro passato con gli occhi dell'anima, neutralizziamo tutto quanto e vediamo la perfezione in tutto, perché in tutto c'è perfezione. Nel momento in cui facciamo ciò, l'ego non può più creare narrativa, perché la narrativa dell'ego è basata sull'imperfezione, sul fatto che è sbagliato, sul fatto che è brutto, sul fatto guarda cosa ti hanno fatto, ma tuo zio, tua madre, tuo padre ti hanno violentato, no? E quindi nutrono questo. Ma se risetti tutto con gli occhi dell'anima,
è come la fine di uno spettacolo dove tutti quanti stanno applaudendo e ami sia il buono che il brutto che il cattivo. E li adori perché ti rendi conto che ti hanno dato un'esperienza straordinaria. È la nostra percezione, no? Come la vediamo, così sarà, no? Sì. Se io la vedo bene... Sì, scegliamo noi. Come ripeto, la vita arriva sempre neutrale e noi, in modo a come noi rispondiamo, creiamo l'esperienza. Perché magari un'altra persona vede la stessa cosa male e lei vede bene. Sì, that's ok. Sì, ma scusa, adesso io lo so che ti sto facendo un assist, però mi sembra che la domanda sia, no, per... ma in tutto questo, questi documenti che c'entrano, no, in tutto questo, no, perché no, è un assist che io faccio a Marco, no, certo. Perché naturalmente i documenti a che ci servono? Sono, come abbiamo già detto altre volte, moduli di autorizzazione. Io uso la parola permission slip, ma non saprei proprio come meglio tradurla in italiano. Permission slip. Sono documenti di permesso. Sono documenti di permesso. Permissività, qualcosa del genere. Esatto, quindi io uso un trucco per darmi permesso di essere quello che già sono. Per sentirmi, vedi, psicomagici. Quindi... faccio un trucchetto così che attraverso questo trucchetto riesco a alzare le frequenze. Alzo le frequenze, poi una volta che ho alzato le frequenze i documenti non mi servono più. Sì. Questa è l'unica ragione dell'OPPT, dal mio punto di vista. Dal punto di vista polarizzato posso dire siamo schiavi, ci hanno torturato, stronzi, adesso li faccio vedere io, mandagli questo documento, questo gli dici così. Va benissimo, questo è il gioco della polarizzazione. Nel momento in cui esci fuori e ti colleghi con l'anima, l'anima dice, ok, adesso usiamo l'OPPT, perché è sempre importante scegliere la strada che ha meno resistenza. Giusto. E quindi l'OPPT, diciamo che scioglie le resistenze, perché ci dà il permesso, ci diamo noi lo stesso il permesso di essere, è un po' strana come cosa, ci diamo il permesso di essere quello che già siamo. Perché siamo sovrani, non è possibile non essere sovrani. Ah, una domanda però. Ok, questo per noi. Chi di noi ha dei familiari, magari minori, che si trovano invece nelle mani di quegli attori, che non arrivano a fine spettacolo e si abbracciano, sì, continuano in quel ruolo a volte, no? Che hanno. Come... cioè anche i documenti, diciamo noi vivendo, riconoscendo, cioè ritrovandoci, no, quello che già eravamo, la relazione con, cioè, diciamo, ecco, i nostri familiari che si dovrebbero non trovare liberi, perché si può relazionare? Il concetto di nostri familiari sta già nel gioco della polarità, perché fuori dalla polarità ci sono anime, e siamo tutti familiari, non c'è non famiglia. Ma loro non lo sanno che poi non lo sa, è benissimo, e quindi loro stanno, la loro anima ha scelto per ragioni loro di sintonizzarsi in frequenze che gli danno quelle specifiche esperienze. Sì, anche quando sono bambini piccoli, tanto per... ma il bambino piccolo dietro c'ha un'anima che non c'ha età. C'è già 14 da 20. Quindi il bambino piccolo, ma anche il bambino grande, tutto quello che puoi fare è brillare di luce tua. Sì. Ma gliela arriva anche se... attraverso la tua gioia. Come trovare la nostra via, il nostro essere. Ok, allora, per rispondere alla sua domanda, come ci possiamo collegare con l'anima? Ci sono tanti modi, io ne ho identificati finora 4-5. Uno è la comunione con la natura. Due è il whisky, per questo io lo so con whisky. Dove è andato? Da lì. Ok. Quindi ogni volta che noi ci abbracciamo un albero, andiamo a fare una passeggiata al mare, infatti in questo momento io suggerirei di andare tutti in natura, una cosa straordinaria, prendi un pezzo di terra, costruisci il tuo santuario e vivi immersi nella natura. Quindi la natura è diciamo, un portale straordinario, con una saggezza straordinaria. La natura è l'esperienza della madre, della nostra madre, che ci ama infinitamente e che ci sta aspettando.
perché in questo momento la madre terra è una dimensione, una quinta dimensione, un'intelligenza di quinta dimensione, ci sta aspettando, come una mamma aspetta i suoi figli. Quindi la natura è un modo, la natura può anche essere, ecco, avere un cagnetto oppure fare una passeggiata in un parco, però chiaramente più vai immerso nella natura, più senti veramente, ti colleghi e cominci ad aprire. Un altro modo per collegarci? La musica. Sì, assolutamente, la musica. La musica, siccome veniamo tutti dal suono, okay, e tutti abbiamo la nostra nota interiore, abbiamo tutti un'unica nota, in 10.000 anni di matrice invertita è un po' stonata. Quindi quando noi suoniamo la nostra nota insieme alla sinfonia della vita, stoniamo un pochino, siamo fuori tono. Quindi quando ascoltiamo musica organica, vera, questa ci dà la capacità di riaccordare la nostra nota musicale interiore. Di risuonare. Esatto. E la musica, quando è pura, ha la capacità di immediatamente dissipare l'illusione di separazione, l'illusione di paura, immediatamente scompare tutto. Chiaramente la musica deve essere concepita da un'anima che è dall'anima, non dall'ego. Purtroppo abbiamo meravigliosi artisti, ma magari riescono per un momento a concepire la musica in maniera pura, però poi una volta che è lì sul tavolino, l'ego immediatamente comincia a creare delle narrative, quindi la musica, quando arriva a noi, non ha quella purezza, perché dietro c'è un'agenda, ci sono dei desideri che vengono dal bisogno, dall'ego, eccetera, eccetera. Quindi la musica perde la sua potenza. Ma quando siamo fortunati a trovare un artista che è puro, quindi uso la mia gioia senza nessuna aspettativa, attraverso l'azione, quando abbiamo una musica confezionata in questa maniera, allora abbiamo grandi capacità di collegarci con la nostra anima. Quindi la musica, la natura, il silenzio, l'attimo fuggente, il qui e adesso. Se noi riusciamo a allinearci al qui e adesso, immediatamente sentiamo l'anima. Immediatamente. Silenzio, meditazione in te. No, io non sono uno che si siede nella posizione di lotus e fa meditazione. No, bellissimo. Ma anche guardi una fiamma. No, ma anche proprio il nostro fare quotidiano. Cioè, se io adesso mi alzo la mattina e mi devo lavare i denti, mi lavo i denti la mattina, ok, abbraccio l'azione di lavarmi i denti completamente, come se non esistesse nient'altro, mi arrendo completamente a lavarmi i denti. In quel momento non sono preso dall'ego e mi dice corri perché devi fare questo, sbrigati, beh, attento, non c'è il silenzio assoluto nel lavaggio dei denti. E quel momento io sono collegato con l'aria. Poi, dopo lavarmi i denti, mi faccio la doccia, abbraccio la doccia come se fosse l'unica cosa che esistesse nella vita. E vado avanti per il resto della giornata in questo allineamento, con questa arresa. È più allineamento, perché arresa sembra che sei passivo, invece allineamento vuol dire che ti allinei con le forze creative che ti circondano. E quindi quello che succede alla fine della tua giornata, operare in questo senso, vuol dire che prima cosa la qualità del tuo operato è divino, perché è fatto dall'anima. Seconda cosa, non hai usato quasi nessuna energia, perché non hai operato in contrazione, e qualunque cosa hai fatto una differenza nelle tue circostanze straordinarie. Quindi il silenzio in questa maniera è un'ottima maniera per collegarsi con l'anima. Fare l'amore è un modo straordinario per collegarsi con l'anima, con la fonte. Ed è per questo che l'idea di fare l'amore è stato così attaccato, contaminato, è diventato un'attività carnale. Non c'è niente di male nel fare l'amore in maniera carnale, ma se vogliamo veramente collegarci con la nostra essenza, fare l'amore vuol dire unirci
al di fuori del nostro aspetto fisico, della situazione circostante, dei nostri bisogni, cioè entriamo in un'unione molto, molto diversa. Quando raggiungiamo a questo tipo di orgasmo, quell'orgasmo ci consente di scaricare dall'alto informazioni straordinarie che vengono sempre dall'anima. Si chiama donarsi. Eh? Si chiama donarsi. Donarsi. È divino, no? Sì, certo. Sì, però... o te capita o non te capita. Svegliere la mente. L'immaginazione è un altro portale. Quando tu segui la tua immaginazione... Quindi anche dipingere. Assolutamente. La creatività. La creatività. Ma la creatività non necessariamente non è limitata all'espressione delle arti. No, anche fare maglia. Qualunque cosa. Anche scrivere, qualsiasi cosa che prima. L'immaginazione è la parte della vita che ti parla, che ti parla. Ora, bisogna discernere, perché abbiamo difficoltà a discernere tra la gioia e la nevrosi, diciamo, in un certo senso. Molte persone dicono, ma questo mi dà gioia, però se vai a vedere, quella gioia è artificiale, viene da un'intelligenza artificiale che è l'ego, non è la vera gioia che viene dall'anima. Ok, quindi dobbiamo affinare il nostro tuning, il nostro collegamento, e riuscire a acquisire una capacità di discernimento molto alta, e sappiamo quando è vera gioia e quando, cioè, non c'è niente di male, ma se io la sera mi dà gioia mangiarmi il tiramisù, beh, allora non c'è niente di sbagliato, però quella non è la gioia dell'anima, ok? Vabbè, mangiati il tuo tiramisù, va benissimo, non c'è niente di sbagliato, però sappi che la vera gioia non è quella, ok? Quello è semplicemente un bisogno emotivo, ok? Quindi questi sono un po' alcuni dei portali che ho trovato. Segnati tutti. Ci puoi dire qualcosa del sonno? Il sonno? C'è il sonno, il bisogno di dormire per l'anima, che funziona per il sistema operativo. Ma adesso, man mano che si riaccendono le luci e rientriamo ad essere attivi, il sonno sarà un attimo, mezz'ora. Minimo. Non avremo bisogno di dormire. Che funzione può avere? In questo momento è di restauro, perché passiamo di 24 ore, ne passiamo 18, 12, 15 così contratti, che poi dobbiamo dormire. Il sonno poi c'è anche altre cose, perché poi ci sono i sogni che attraverso il subconscio, quello è tutto un discorso molto lungo, ma adesso stiamo entrando in una situazione in cui man mano che le nostre frequenze si alzano, il nostro corpo diventa sempre più leggero, okay, e l'ego non opera più. L'ego, io penso, al massimo entro la fine di questo ventennio, il 2020, quindi all'inizio del 2030 non ci sarà più ego nel pianeta, perché entro quelle data questo collettivo deve diventare o terzo dimensionale organico o quinto dimensionale, ok? Potrebbe essere funzionale per lei un sonno, il bisogno di dormire. Sì, in questo momento sì, più siamo contratti, più abbiamo bisogno, più siamo... Ecco, ad esempio, se tu segui l'attimo fuggente, come ho detto prima, ti accorgerai che hai sempre meno bisogno di dormire, perché non scarichi le batterie. Quando segui il tuo ego stai continuamente scaricando le batterie. Così quando mangi cibo morto, che non ha enzimi, stai scaricando le batterie del corpo, no? Quindi, man mano che la nostra, diciamo, connessione con la luce si alza, più, diciamo, meno scarichiamo il nostro... Entriamo in una situazione dove non c'è più bisogno di ricaricarsi, perché entriamo in una situazione di infinito, un po' come quello che ci darà il Tesla con la tecnologia. Un'infinita abbondanza. E quindi mangiare, dormire, non saranno più necessari. Il mangiare sarà semplicemente come lo era all'origine. All'origine il mangiare era mangiare il frutto di un albero. Perché? Perché voglio entrare in comunicazione con l'albero, voglio entrare in intimità con questo albero, quindi ne mangio il frutto. E attraverso questo cerimoniale io entro in comunicazione con l'albero. Questa era l'unica ragione di cui mangiavamo. Marco, scusa, tornando al qui e ora al pratico, tornando ai documenti, siccome noi in questo momento siamo in una fase di transizione, giusto? Dal vecchio paradigma, sistema, andiamo verso il nuovo, quindi i documenti servono anche a questo, per
comunicare al vecchio sistema questo passaggio che mi aiuta anche a livello mentale, se vogliamo, di mettere insieme i pezzi o... No, la comunicazione con il sistema è la migliore comunicazione con il sistema è tu essere te stesso. Non devi dire niente al sistema, perché il sistema è semplicemente una risposta alla tua offerta vibrazionale. Ok, però in maniera pratica, se io fino ad oggi ho interagito con questo sistema, no? Sì. Quindi ho creato tutte interconnessioni più o meno piacevoli, forse quelle meno piacevoli, tutte piacevoli. Okay. Quindi io con questo sistema ci sto parlando, questi documenti in qualche modo mi aiutano a sciogliere i vincoli? Assolutamente. Questo? Sì, sono moduli di autorizzazione, perché nel momento in cui tu agisci attraverso... la risoluzione di questi documenti devi abbracciare una frequenza diversa, non hai scelta, devi per forza, a meno che dici ok dove metto la firma qua, ok ho fatto, ma quello non è il modo di fare il documento. Il documento lo deve diventare cellulare dentro di te, questo è lo scopo del documento, è un lavoro energetico, il resto è tutto una, diciamo, un extra. Ma nel momento in cui decidiamo di fare il documento e quant'altro, vabbè, che serve a noi tutto quanto, però poi è possibile trovare degli imprevisti, tra virgolette, per quanto riguarda, che ne so, se non voglio mettere la mascherina o con sì. La forza dell'ordine piuttosto che... Esatto. A scuola piuttosto che, cioè in una società che comunque non siamo tutti esatto. Allo stesso livello, no? No, adesso questo è quello che succede. Nel momento in cui tu compili, ti operi per assimilare questi documenti e diventarli, diventa un processo creativo, ok? Tutti i processi creativi sono creati dalla gioia, quindi è importante che tu fai questa cosa attraverso la gioia. Quello che succede è che tu abbracci un processo creativo attraverso la gioia, e nel momento in cui agisci, la vita porta in superficie tutto quello che c'è dentro di te che è in contraddizione con quella gioia. Ok. Tocca ripartire. Grazie. Sappiamo che ci sono dei documenti, no? Però questi documenti, giustamente, tu dici, mo che succede però? E se per caso poi mi mandano l'assistente sociale a casa e mi tolgono i bambini, guarda, ti comunico che sta succedendo tutti i giorni. Ecco, ci sono un sacco di bambini che... e non ce l'hanno i documenti però, eh? Non ce l'hanno mica i documenti quelle mamme e quei papà, eh? No. Te li tolgono comunque. No, te li tolgono proprio perché non sei sua madre e suo padre. Sei il genitore. Altra finzione giuridica, scusate. Il genitore è una finzione giuridica. Infatti il genitore è l'esercitante la potestà genitoriale, no? Non sei padre, non sei madre, sei guerpera e dichiarante. Quindi in realtà è molto più pericoloso non averceli che averceli. Perché nel momento in cui mi dichiaro madre nel diritto naturale, è lì sei un tantinello fuori. In più, con quale autorità tu mi dai? Mi vengono a casa, mi riprendono. Sta succedendo già, eh? Sì, siccome sto ascoltando diverse situazioni. Sta succedendo. Ti confermo, io sono una mamma, mi hanno tolto mio figlio, sono 3 anni che sto tribolando, quindi adesso entriamo un pochino nel concreto. Oh! Entriamo nel concreto, ok? Allora intanto ci siamo, ok, guarda la tua domanda, wow, lei non ce l'ha, ce l'hai tu, ce l'hai i documenti, ma io voglio prendere mio figlio, sì, ok, vediamo un attimino questi documenti, ce l'avevi tu questi documenti, li conoscevi? No, gliel'hanno levato, non lo, ok? Ma io avrei fatto di pronto soccorso alle autorità, quindi qualcosa anche forse di più riconosciuto dal sistema. Ma stiamo parlando infatti di sistema.
io non lo so, ci sono delle situazioni anche conosciute, molto conosciute, ad esempio posso nominare Francesco, insomma, Carbone, insomma, no? Dove ci sono anni di lotte col sistema che continua a dire che tu dici sei lì, mi deriva, cioè ce ne sono tanti, che poi sono quelli che conosciamo, io almeno quelli che conosco e che seguo, no? Ma che mi cambia questi documenti? È quella la domanda che ti devi fare. Ma che ti cambia questi documenti? Perché guarda che quella è la situazione, eh? La situazione è quella di... come ti chiami? Luana. È quella di Luana, eh? È la sua. Tu in qualche modo sei riuscita ad avere quello spazio sacro, ma è uno spazio sacro dove la tua negazione del consenso ha permesso a te di fare in modo che tuo figlio... ma hai dovuto fare un po' di fatica, no? Mentre invece... ci sono tutta una serie di permessi che noi abbiamo dato e consensi, senza saperlo, perché non lo sapevamo, Luana, che ci hanno permesso a loro di venire lì e portarti via tuo figlio. E non sei la sola, giusto? Quanti ce ne sta? Allora andiamo sul concreto, ok? Cercherò di farlo molto velocemente perché abbiamo, no? Però per questo voglio dire una cosa, no, non puoi prescindere da anima in questo, no? Perché tu adesso c'hai tutta una serie di... no, di rabbia, no? Ma di preoccupazione, di tutto quello che ti pare. Prendila, guardala e usala, trasformandola, grazie pure a questi documenti, per fare in modo che non sia più ti prego ridammi mio figlio, ma sia dammi mio figlio. Ora, adesso, cambia, lo senti l'energia? Non è dammi mio figlio, è... no, ti mena la polizia, non è che tu non ce l'ho, questo mena, allora, lo so, ti mena la polizia arriva e ti mena, alla persona fisica, sì, mena la persona fisica, in quel momento, per loro sono comunque una persona fisica, no? Anche se io mi riconosco essere anima, no, no, vabbè, parliamo di documenti qua, certo che allora, partiamo magari, ecco. Ma perché servono questi documenti? Come dicevamo prima, no? Parlavamo con le signore. Che cosa servono questi documenti? In realtà, se io fossi veramente anima, sveglia tutti i DNA 4 attivati, no? Tutto il discorso meraviglioso. Se io fossi già lì, non staremmo neanche a parlare qui. Il film sarebbe finito, arrivederci e grazie. E invece in realtà non è finito il film, ecco perché servono i documenti. A che servono? Servono per parlare con loro. Esatto, sono loro che devono sapere che siamo tornati dalle acque, perché fino a che sono merce io posso sbraitare quanto mi pare, mi menano, non lo so io, sono l'animale che è scappato dal recinto, scalpita e io gli meno, ma arrivo anche a far fuori la gallina perché non le fa più le uova, mica... no? Mi risulta, no? Che fanno così la mucca quando ha fatto il latte poi si macella, giusto? Non ti capisco, tesoro, dillo a alta voce, dillo a alta voce. Quello che abbiamo trovato nel Vaticano del 19 maggio del 2019, ovvero che c'è un documento online, lo potete trovare ovviamente, mi dice sito non sicuro, ma solito, però basta rispulciare tra i documenti, e c'è scritto effettivamente che loro, come pastori, devono avvicinare le greggi. Indovinate chi sono le greggi da macellare? Viene tutto dal diritto canonico, ragazzi. Stiamo parlando del diritto canonico, parlando di storia. 2000 anni, del 19 allora, maggio del 2019. Luana, primo passo, ragazzi, scusate, devo andare velocissimo perché no, abbiamo poco tempo. Primo passo, military order, ve lo ricordate? Tu c'eri stamattina, giusto? Quindi tu sai di che cosa parlavo quando ho parlato del military order, dell'ordine militare che non si rivolge solo ai militari, si rivolge, se lo leggete, per favore, vi prego di leggervelo così, è chiaro, no? Leggilo, anche perché devi prendere possesso di questi documenti, no? Se no tutta sto rabbia, come fai a canalizzarla e a fare in modo che questi documenti te la facciano salire? Ma non nella rabbia, no? Nella vibrazione, no? Allora da lì ordini, non chiedi,
ordini. Prendo questo military order e lo dico, lo posso fare in diversi modi, eh? Io diciamo che il primo passo è stato quello di inviarlo il 30 marzo di quest'anno, dopo aver capito che non l'avevamo mandato, che forse non l'aveva mandato nessuno, che era vero, non l'aveva mandato nessuno, perché siamo persi e nessuno l'aveva mandato. Io era dal dicembre che mi suonava nell'orecchio il campanello military order, dopo 7 anni, no, military order, che c'entra? E poi ho capito, subito a gennaio, quando si è cominciato a delineare la situazione, perché quest'anno non è cominciato col virus, eh? Quest'anno è cominciato con quasi la terza guerra mondiale, se ve lo ricordate, sì, con l'Iran. Oh mio Dio, ok, ho detto ok, lo metto in borsa. E l'ho scaricato proprio, l'ho riscaricato e me lo sono messo in borsa. E poi ho capito perché mi serviva. Quindi l'ho inviato il 30 marzo 2020, chi conosce un po' di numerologia ci fa due conti, 30-03-2020, alle 00:55, non è pensato, era dal 29 che ci trovavo. In via, niente, non c'è stato storia. Da lì in poi hanno cominciato a mandare questo documento in tantissimi, non lo so, qui qualcuno sicuramente l'ha mandato, più di uno almeno che so io. Qualcuno c'è, ce ne parlavo oggi con qualcuno che l'aveva mandato, ma ci sono tanti che l'hanno, ma forse è andata via, ok? Tanti l'hanno mandato e tanti lo stanno mandando ancora. E questo per dire che cosa? La mail che accompagna questo documento, è un percorso intanto, no? La mail che accompagna questo documento dice così: Principal Agent Doctrine, UCC 1308, notifica l'agente e notifica il dirigente, quindi guarda chi ti arriva, a chi arriva arriva, a me personalmente adesso a sto punto non me ne può fregare di meno. È un problema che non mi riguarda, perché è la vostra legge che dice che chi lo riceve lo deve passare. Se non lo passi, per la tua legge, sempre la tua, sei tu in pregiudizio. Quindi tu hai già perso. In una causa tu hai già perso, ma non ci interessano neanche le cause. Dice, io sono colui che è eterna essenza, incarnata al momento presente nell'uomo vivo, in carne, ossa e sangue, in corpo vivente di carne, ossa e sangue, anche conosciuto come. Cosa faccio con questa struttura? Siccome io non ci ho capito niente questi documenti, perché ancora neanche l'ho visti, ok, intanto ti dico sono tornato, sono vivo, sono un uomo. Poi da lì ti dico, senti, lo sai che siccome tu sei una corporazione di diritto privato, tutto quello che hai messo a nome mio, pincelle giuridiche, carte d'identità, qualsiasi contratto che io ho firmato o non ho firmato, che tu hai messo senza il mio consenso e senza anche saper farmelo dire, me lo riprendo. Perché tu che sei iscritta alla Camera di Commercio americana, comunque sei iscritta e segui le regolamentazioni UCC, di conseguenza tu devi seguirle tutte, mica puoi dire quella sì e quella no. Non è che io domattina gli consiglio la Costituzione, l'articolo 1 sì, l'articolo 5 no, o tutto o niente. Quindi visto che tu le segui, allora segui anche la preclusione dei governi. Sei chiuso, te lo ricordo, sai, così. Visto che sei chiuso, io come eterna essenza, ma come uomo vivo, voglio essere interpellata per tutte le scelte che fai su questo pianeta. Responsabilità? Non basta, no? A me me lo devi dire che ci vuoi fare col pianeta, no? Te fa come ti pare e poi me lo dici. Ok? In generale tutto. Senti quanto siamo... Dove ci stiamo posizionando? In tutto questo ho parlato con l'uomo vivo, arrivederci e grazie. Finita di order. Primo passo, no? Prima mail. A questo posso cominciare a mettere, puoi girare, i primi documenti. Il documento, per esempio, il primo documento potrebbe essere l'io sono. Perché questo è un percorso, come diceva, come diciamo da stamattina, no? Dall'inizio, da Anna, adesso. Non è che io adesso firmo questo documento e penso che è una bacchetta magica che mi risolve tutti i problemi. Non funziona così, la bacchetta magica siamo noi. Non sono i documenti. Scusa, ma il destinatario chi è? Ah, sì. Destinatario chi è? L'ho già detto stamattina, però lo ridico adesso, ti è sfuggito. Allora, il destinatario è il presidente Mattarella. Conte.
lo sai chi vede chi? Il capo di tutte le forze armate italiane. Lo sapete chi è? Bravo, Marciano, perché è un arcivescovo. Sì, oltretutto. Ma guarda un po', ma c'entra sempre questo Vaticano, c'entra sempre. Sapete? C'entra sempre perché ci cavo, e c'entra sempre perché è iscritto anche il Vaticano alla Camera di Commercio americano come Holy See, ma ne sa, come faccio, no? Holy See. Ci prendono anche in giro. Dicevo, gli non basta, tutti i capi, giustamente, prima lui come capo supremo, poi sotto tutti i, diciamo, i capi, no, i ministri vengono, sono con il consiglio d'amministrazione, basta il presidente, no? Per il consiglio d'amministrazione, basta Mattarella. Invece tutte le forze armate, a noi ci interessa che lo sappiano le forze armate, quindi tutte e quattro le forze armate nella funzione proprio più alta. Poi, visto e dato che ci hanno un attimo schiavizzato e un attimo anche rubato anche tutto il valore, bisogna che lo sappiano anche la BCE, ad esempio, e la Banca d'Italia. Ma no, la Consob da mo, cioè, lo sa già da mo. La Banca d'Italia e la sede dell'Italia come corporazione, che è a Londra. Ecco. Non è in Italia, è a Londra, ok? Quindi questi sono gli indirizzi. Allora, eccola qua. Questa è la prima mail, no? Vedi, ma già dentro, e lo trovate sul sito, proprio queste sono le specifiche del sito, lo trovate e c'è tutto. Vedete, questa è la prima mail, c'è l'UCC Financial Statement e la dichiarazione Declaration in Order, che è il Military Order, sono due documenti, deposito e proprio l'ordine militare specifico, che noi abbiamo tradotto, dichiarazione ordine, e poi Stonoia. Cos'è Stonoia? È un proclama. È un proclama, quello che non si firma da nessuna parte, quello animico, quella vibrazione lì, l'abbiamo scritta qui, perché ancora noi ci abbiamo bisogno della carta. Noi ce l'abbiamo bisogno della carta, non ce la possiamo fare con nessuno. Non ci hanno fatto male, non c'è nessuno che ci ha fatto male. Noi volevamo sperimentare queste cose. Ecco, allora decidiamo di sperimentare un'altra cosa. Lo possiamo scegliere solo noi però di farlo, capito? Non siamo sottomessi a nessuno. Vai avanti, per favore, cara. Ok. Quindi, prima mail, perché che faccio? Pure che non mando col io sono. Intanto ho cominciato dentro, io ho detto... Fai. Oh, anche timidamente. Puoi mandare anche solo il Military Order. Quello è l'invio della primavera. Mail. Il Military Order e noi è. In realtà gli dici, io da noi, ho capito che siamo noi. Mi suona sto noi. No, noi siamo, perché noi siamo di nuovo tanti io sono uno più, esatto. Uno più uno più uno, che non funziona, perché è un gruppo, no? Uno più uno è un gruppo. Mm-hmm. Questo non è un gruppo. Questo non è un movimento. Non esiste, no? È un'altra cosa, è una coscienza. Quindi non è uno più uno più uno più uno, è uno elevato all'ennesima potenza. E nel noi è, gli dico, da lì, guarda, ho capito che noi è popolo vivente. Siamo viventi, giusto? Siamo tornati. Quindi noi è popolo vivente e da lì, siccome ho saputo delle cose, ti invio questo ordine. Fino adesso io non ho firmato nessun documento, perché in questa mail non si firma niente, in noi si firma animicamente, si parte da lì, e il Military Order è depositato alla SEC americana, un documento di Ether, non si firma, è un deposito, ok? Ora, questa mail posso cominciare però ad aggiungere qualcos'altro se io me la sento, no? Nel frattempo posso aver sotto mano quello che vi ho fatto vedere stamattina. Prendiamo quello italiano, no? Allora, il documento originale è inglese, perché l'Italia parla inglese, il mondo parla inglese, punto. Sì, sì, anche io l'ho fatto. Ok, quindi io prendo la traduzione, perché siccome sono molto gentile, cortese, sono cortese e ti dico, guarda, siccome non lo capirai neanche in italiano, non lo capiranno neanche in italiano, perché sai, in un documento che c'è scritto, il puro amore... è frequenza dell'io sono. Aspetta, come comincia? Allora, documento in perpetuo, il documento 20.000.43.135, nunque protunque, praeterea,
raffermato, integrato totalmente con il documento 914 fino, ma quanti documenti ci sono? 035, dichiarazione dell'io sono, I am, mazza. E poi comincia e dice, io sono tutto ciò che è la coscienza di io sono. Ok? Questo è un documento che a livello vibratorio comincia col fartelo sentire dove ti devi posizionare, capito? Intanto io non lo so, st'anima, quanto potere c'ha, perché io sono qua e questa è la mia situazione. C'ho il debito, c'ho paura, perché mi hanno messo paura, ho terrore. Che faccio? Comincio a dirmelo. Oh, me lo dico. Intanto mi hanno sempre detto che non valgo niente, mi hanno sempre detto che sono separato, ci ho creduto, ecco la responsabilità, ci ho creduto. Va bene, posso pure fare un'altra cosa però, se io mi prendo la responsabilità, giusto? Se io do la colpa agli altri, dico sono loro che me l'hanno fatto, sono loro che hanno potere su di me, io non posso cambiare niente. Quando io mi prendo la responsabilità, dico ok, bisogna metterne senza per me, potere è io suo. Va bene, poi che facciamo? Allora, intanto vi faccio vedere una cosa. Allora, come si compilano questi documenti? Facciamo anche qualcosa di pratico? Oltretutto, perché così intanto questo trovate tutto sul sito, però almeno guardarlo insieme ci aiuta. Allora, intanto trovo il mio IM, il mio numero. Che numero ho io da IM? Io sono Barbara Banco, sono nata il 22 luglio 1972. Quindi il mio IM è BB. Tanto prendo il rosso così hanno. Allora, dicevamo IM BB. Mese 07 22 minuscolo 1972. Allora, all'inglese, perché il documento originale abbiamo detto che è inglese. Anche nella traduzione, chiaramente il mio IEM sarà all'inglese, se no si sviluppano due IEM, non è così. Ma dici, vabbè, ma ci sarà qualcuno che si chiama Bruna Bianco e è nata allo stesso giorno tuo? Cioè avete lo stesso IEM, giusto? Mm-hmm. Quindi che succede? Questa ce l'ho solo io. Questa ce l'ho solo io. E lo sapete chi mette i sigilli? No. I sovrani. Io sono un sovrano. E ci metto il mio sigillo. Da lì in poi, quella è la mia firma. Io scelgo il mio dito, io scelgo quale mano. Io scelgo come firmare, ok? Adesso noi firmiamo tutti in viola. Perché in viola? Allora, il nero sappiate è il colore della legalità, del legalese, ok? Tutti i documenti legali sono redatti in nero, mai vedrete un atto in tribunale redatto in blu, non esiste. Il blu, che fino a un po' di tempo fa si poteva usare per alcune cose, oggi non si può più usare più. Sì, ma guarda un po'. Perché è precluso il commercio, signori. Il commercio alla SEC è precluso, quindi il blu non si può usare più. Perché? Perché? Perché il blu è il colore del commercio. E quindi perché viola? Primo per la mia connessione. Qua. Lo fiamo. E poi perché gli confondiamo l'idea. Anche perché loro avevano chiamato una rivoluzione viola. Potevamo firmare in verde, invece col cuore, no? Potevamo firmare arancione, invece abbiamo detto no. Viola. Chi è che ha deciso il colore? In realtà noi l'ha deciso, perché è venuto così. C'era solo quella e infatti verde. Noi è verde. E non è nato in verde, è nato come una struttura. No, perché adesso ci sono dei movimenti, tipo la Cunial, che si era vestita tutta di viola per i vaccini. Vabbè, sono cose tue. Noi il viola lo usiamo come una firma, che non è vestirsi di viola, è improntare proprio su un... E come firmiamo? Da uomo. Perché in viola allora se è il colore di anima? Perché ci siamo fusi. E come abbiamo fatto? Da quel secondo non niente, oggi volano. Perché, cioè, capito, prendono il volo, ci guardate, uno là, uno là. È la dichiarazione originale del depositario del deposito di io sono. Secondo documento. Vai, per favore, avanti. Sì. No, scusa, Marco, una domanda. Non do un suggerimento, mi faccio una domanda però non riesco a trovare risposta. Prego, sono qual è il motivo per il quale nell'identificativo c'è un IMBB e la data, quindi mi identifico in un tempo, sono nata in quel tempo, okay. E non c'è un dove? Perché è stato perché siamo nati sulla Terra? Lo so, immaginavo, questa è la risposta. Anche il tempo dovremmo
se sì, però li ho scelto. Perché questo potrebbe aiutarti a non confonderti con la stessa Barbara di un altro posto, no? Certo. Ok, no, ma è una domanda, qual è la ragione per la quale è stato scelto di non mettere RM Roma? Gli è stata fatta questa domanda. Ok, ok, io sto pensando, sono contenta che me la fai, così posso dirlo a tutti, no? Allora, gli è stata fatta questa domanda ad Eder, no? Perché non scriviamo il luogo? In realtà nella mail, nel corpo della mail lo scriviamo, però siamo nati in terra italica. Sì. Perché attenzione che, di nuovo, in Italia... L'Italia è sempre una di identificazione di suolo, quindi io so questo, a me la geografia non mi è mai piaciuta, perché non vedevo una riga quando passavo, capito? Toscana, Lazio, vabbè, perché chi l'ha detto che c'è la Toscana? È una struttura, quindi quando io dico che sono nata da qualche parte... Io mi strutturo dentro una struttura, ok? Invece io sono nata sul pianeta. Riconosci una convenzione quando, che non ti appartiene. Esatto, noi siamo nati nella penisola italica, semmai. Nell'universo. C'è gente che della Sardegna mi dice tu. Esatto. Sei del continente. Sì. Tu. Perché io no. E io gli dico, hai ragione. Ce ne sono tantissimi, della Sardegna. Il gruppo di io adoro la Sardegna, io amo la Sardegna, oh, anche i siciliani me lo dicono, la stessa cosa mi dicono, sai che cosa scrivono quelli della Sicilia? Scrivono nata in terra di Trinaria. Ecco, scrivi quello che ti pare, ma da un po' Trinaria. Allora, dicevamo, una volta che sono salita su, tenetemi d'occhio l'ora che non voglio fare troppo tardi, una volta che siamo saliti su da Eterna Essenza, mi gira la testa già, credimi, quando lo firmate questi documenti c'è qua Anna, per favore, che è stata qua, dopo per favore mi dai un minimo della tua, anzi dammela subito la tua esperienza, che è successo quando hai firmato questi documenti? La firma è la parte finale, ma vi posso garantire che quando mi sono seduta al computer avevo i brividi come se avessi la febbre. Non tremavo, però avevo dentro questo brivido com'è, e poi tutta una sensazione, e stavo semplicemente correggendo un altro nome e cognome per posizionare il mio, perché voi avete poi un facsimile che vi fa da strada, e vi posso garantire che l'ho avuto per un'ora, e nei giorni successivi è andato sempre man mano via via scemando questa sensazione, ma vi posso garantire che l'aspetto energetico di ciò che state facendo, se ci siete veramente lì, dove sapete che cosa state facendo, non è semplicemente scrivere dei documenti, è riappropriarvi del fatto che voi siete eterna essenza e vi siete manifestati, perché io la prima cosa che ho fatto è stato io sono, e vi posso garantire che nei giorni successivi, io in 3 giorni penso di aver studiato 10 ore, no, forse di più, scusate per il tempo, per me poi il tempo è molto relativo, ho dedicato talmente tanto tempo a questi documenti, perché poi ti fai prendere, vuoi sapere, cioè è qualcosa di meraviglioso, perché è un viaggio direi quasi alchemico, no? Dove dall'aspetto materiale del corpo incominciate a comprendere l'essenza. Rescate la libertà. Grazie. E quindi poi l'abbiamo ultimato dopo la firma, E lei ha detto mi piacerebbe partecipare con te, perché giustamente vedete quelle impronte digitali, siccome poi avevo visto le altre impronte sul Militar Order, ho detto... voglio mettere nel posto giusto, quindi abbiamo fatto il collegamento con Barbara e ci stai già affrontando qualcosa, la vessazione terrificante che ti hanno già fatto sul treno. Sì. Ha fatto, mai sentito, ormai, quando è che ci conosciamo? Il giorno del video, ci siamo conosciute il giorno 10 novembre con Anna ci siamo conosciuti, e da lì si è aperto un mondo, no? Gli hanno fatto delle violenze assurde, no? Gli hanno fatto male, gli hanno fatto male, l'hanno bloccata sul treno, l'hanno arrestata. Siamo qua, perché inizialmente stava mangiando senza mascherina. Guardate, sto solo scherzando, gli hanno fatto passare veramente l'inferno. E il bello di questa documentazione, vi posso garantire che è arrivata dopo quella vessazione. Io facevo i video perché non ci potevo credere, io non credevo a quello che stava succedendo. Io addirittura nel viaggio di ritorno Napoli-Napoli-Roma, tra Napoli e Napoli a Fragola,
tra Napoli e Napoli a Tramola, io non riuscivo a mangiare, avevo preso dei biscotti, una zeppola, avevo queste persone che continuavano a dirmi deve mettere la mascherina, io dicevo ma scusate fatemi mangiare, si può mangiare, bere, sì, bene. E invece stavano facendo di tutto per evitare, visto che l'esperienza dell'andata l'avevo già vissuta, per far fare ritardo al treno. Perché nel momento in cui il treno fa ritardo, e quindi loro ti dicono, allora dobbiamo fare il verbale. E io dicevo, va bene, fate questo verbale, questo nell'andata. E quindi senza volermi dilungare, vi posso garantire che queste vessazioni mi sono servite da esperienza, perché è come se avessi preso coscienza che non ero un essere umano, cioè mi trattavano veramente come se fossi stata una cosa, maschera, no, quindi, persona fisica. Vi dico la verità, un'ebrea. Io ho percepito che cosa ha provato un ebreo quando non poteva entrare magari nei negozi, quando veniva messo con la stella di David, perché effettivamente non mi sembrava vero, sembravano psicopatici, io sembravo quella che diceva ma non sto facendo nulla di male. E questi documenti sono arrivati dopo circa una settimana, grazie a Marco. Marco, tesoro, ti bacio perché grazie a Marco ha messo in collegamento me e Barbara. E vi posso garantire che quando incominciate a entrare in una frequenza, arrivano gli incontri magici. Incontrate le persone giuste al momento giusto, perché lei nell'intervista mi ha fatto capire che potevo, fra virgolette, liberarmi di tutto quello che era una vessazione, semplicemente dicendo io vi sto notificando che tutto quello che state facendo in realtà, quindi ce ne dobbiamo portare sempre dietro, mi ritrovi ordine assolutamente, sì, ma cosa è importante, questa è importante, non l'avevo potuto fare, è per questo che mandiamo la mail, e vi dico un'altra cosa, stanno cercando in ogni modo di togliere i contanti, io per due volte con 100 euro inseriti nella macchinetta, processo del pagamento per due volte, alla fine del processo del pagamento mi risputava i soldi e mi diceva che non era possibile comprare il biglietto, quindi io sono salita sul treno non perché non volessi pagare il biglietto, ecco perché dicevo, io non pago la multa perché non è che l'ho fatto volontariamente, io sono qui con i soldi. Penso che i soldi siano validi, penso di aver detto proprio questo, perché la macchinetta non li ha voluti e quindi non mi posso sentire responsabile di non aver pagato un biglietto, perché in realtà ci ho provato due volte. Giustamente il treno partiva, cosa fai? Stai ancora lì a fare un biglietto? Certo. Ho detto lo farò sul treno. Certo. E poi vi dirò di più, io ero in una call conference, il treno era in ritardo, quindi io ho incominciato la mia call conference e praticamente anche aver interrotto la call conference per fare tutta questa storia. In un certo senso è come se mi ha dato proprio la sensazione che io non contassi assolutamente niente, i miei diritti, il mio lavoro, e lo vedete, stanno chiudendo le attività, perché non gliene può interessare di meno se voi, anzi meno soldi avrete, meno diritti avrete e più vi potranno manipolare. Quindi hai fatto una grande domanda tu poi nella nostra intervista, ti ricordi? Oddio, te ne ho fatte tante. Ma poi te la ricordo. Okay. Vai, quindi tutto questo, nel momento in cui, e mi ricordo a Luana, grazie Luana, perché io conosco Luana perché la storia sua e di tante altre mamme. E già abbiamo detto, no Anna, che questa cosa va passata a queste mamme, giusto? Noi abbiamo già parlato. Che la differenza è semplicemente, scusate, la differenza, scusate, tra essere qui e domani essere realmente nel fare i documenti, perché sentite che questi documenti sono semplicemente qualcosa di naturale, non perché dovete, non li ho fatti, come dicevo, solo con l'intenzione di dire adesso io posso documentare che sono quell'anima in cammino, no? E quindi fondamentalmente il mio corpo è solo un veicolo. Servono semplicemente per capire che tutto quello che stiamo vivendo è un'esperienza necessaria, quindi tutte le vostre sofferenze, tutto quello che avete vissuto è perché non eravate consapevoli di chi siete. Quindi quando tu scrivi io sono, ragazzi, è bellissimo, io sono vuol dire che proprio tutto ciò che scrivete è, e da quel momento vi si innalzano le... Io quando vi dicevo che sentivo tutti i brividi dentro è perché in realtà stavo facendo un'esperienza mistica, no? Dove ricordo qualcosa che è ancora più profondo, e quindi l'aspetto giuridico-legale, in un modo o nell'altro, passa in secondo piano.
perché nel momento in cui voi vibrate a una certa frequenza è come se succede qualcosa di diverso. Quindi quando Luana ti diceva, nel momento in cui io chiedo il permesso di poter vedere mio figlio, entri invece nell'ottica che io non devo chiedere nessun permesso. Infatti mi sembrava che il concetto era diverso, era ridarmi. Era brava, già io voglio mio figlio. Punto. Io madre. Ecco, nello io sono questo problema del contante, se dovesse venire meno dal gennaio per dire che dovessero introdurre adesso la moneta, assolutamente sì, ok? Però fatemi finire questo, perché penso che sia pure uno dei motivi per cui siete qui, no? È vero che abbiamo capito tutto, va bene, però ok? Il secondo documento si chiama dichiarazione originale del depositario del deposito. Sono salita lì, adesso scendo qui. Se c'è una nuova carta d'identità è questa. Dichiarazione originale del depositario e del deposito. Depositario di che? Di io sono. Deposito di che? Di io sono. Creatore e creatura. Oh, l'abbiamo fatto st'unione. A livello di permission slip è l'unione tra anima e corpo e mente e spirito, tutti qua. Quindi se sono creatore sono anche l'emettitore del valore, metto io. Se sono creatura sono anche valore. E poi diciamo, anche un po' fino adesso no, ok? Fino adesso no, ma ancora non ci sono arrivata ad essere beneficiario, abbi pazienza, no? Fino adesso mi sono ricongiunta tra eterna essenza incarnata, ok? Quindi deposito e depositario di io sono. Qui, proprio qui, io rinuncio a tutti i debiti, ci rinuncio. In realtà non esistono, c'è scritto che non esistono, e c'è scritto anche che, e questo è in inglese, c'è scritto anche che rinuncio ai crediti e ai debiti, tra un pochetto mai dice, ai crediti e ai debiti di chi? Della corporazione. Che vuol dire? Vuol dire che cavolo, se mi ridate tutto il mio valore, perché in realtà potremmo parlare con Marco di altre 4 ore, no? Però non lo voglio accennare, che in realtà noi qua, se ci siamo venuti da creatori, ritorno da questa avventura è il fatto che ci ricordiamo, giusto? Sì. Ma qui di nuovo dobbiamo darci quei permessi, ok? Quindi nel momento in cui, visto che mi devi 5 miliardi di oro, 5 miliardi di argento, che stavano quelli di prima la SEC, io non voglio manco la pensione da te, Ricciardo. Ma tienitela, ma tieniti quei soldi, tieniteli. Da domattina, io mi piace tanto dirlo, patate e zucchine. Allora, da domattina facciamo così. Tieni. Quanto ti serve? 100, allora tieni da 2, ok? Grazie, sì, decisamente. Okay. Va bene? Facciamo così? Lo decidiamo noi cosa fare, ok? E non mi interessa quello che puoi fare te. La tua narrativa te la puoi anche tenere. Lo so, sembra... Ma ti dà gioia, ti viene da ridere. Ti dà gioia? Vi dà gioia sta cosa? Sì. E allora siamo nella posizione giusta, giusto Marco? Siamo nella posizione giusta, a posto, ok. A poi abbiamo l'altro documento, quindi beneficiario, giusto? Allora, beneficiario chi è? Ci sono i 5 miliardi alla zecca? Visto il dato che ho rinunciato a tutti i contratti, me ne ridai per favore? Valore, si chiama dichiarazione di ricevuta da IAM. E IAM cosa fa? Prende in considerazione dei documenti, quelli dei due True Bill e Commercial Bill, 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento, tutto scritto in italiano, anche così chi non sa l'inglese lo capisce, e me li riprendo. Li accetto però, perché io in realtà li accetto per chi? Per quella che è l'esperienza qui, in questo momento, perché in qualche modo doveva Ether dire quant'è il risarcimento danni, no? È pignolamente globale, quindi io li accetto,
Ma li accetto perché? Che mi piace molto fare questa metafora, no? Allora, io sono eterna essenza, quindi io decido di venire qui e quando vengo qui, vengo con una scatola, no? Di Lego. Sono un bambino, decido che vengo a giocare qua e mi porto la mia scatola di Lego. E comincio e ci faccio il castello, tu ci fai la casetta, tu ci fai la macchina, tu ci fai una cosa, tu ci fai un'altra, no? E ce l'abbiamo qua, quelle nostre, i nostri Lego sono tutti là. Diciamo che a un certo punto ce l'hanno tutti presi, sti Lego. Adesso me li ridai, miei? Era una scatola, giuro, c'era il castello davanti, era mio, c'erano 150 pezzi ma dentro. Ma ci stanno questi Lego? Lego? Cioè ci stanno? Allora, se vuoi puoi andarti a guardare, puoi andarti a guardare che cosa sono gli archetipi. Ma tu dici, ci sono sti Lego, il valore è universale, è infinito, cioè... Si chiamano valore. 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento di valore, non di valuta. Vi ricordate Nino stamattina che diceva, guardate che la valuta è un'altra cosa. La valuta sono gli euro. Sì. Allora, siccome il valore ce l'ho io, non ce l'hai più tu, ce l'ho io. So patate. So pezzetti di carta. E tu, voi dite, ma si può fare? Ma loro non l'hanno fatto, perché non lo possiamo fare? Scusate. Chi l'ha detto? Ma quanti servono che lo sanno questa cosa? Dipende da quanti comprendono quanto un risvegliato che sente esattamente questa vibrazione è a livello di valore. Non posso pensare che a livello di valore, di incisione sulla matrice è la stessa cosa, cioè io incido nella stessa maniera in cui, con cui incide il Signore con la mascherina di fuori. Questo perché? Perché in questo documento c'è scritto che ci sono percezioni. Io sono, ragazzi, questo è anche l'ordine in cui si vanno firmati questi documenti. Io sono DOD, dichiarazione originale del depositario del deposito, puoi girare, tanto ormai siamo già alla receipt, poi receipt e converge, di cui ora vi parlo. Anche sul sito sono tutte le persone. Guarda, hanno fatto un lavoro di nuovo, grazie gruppo work. Grazie. Quindi questo ce l'hai fatto? Grazie, mi fai ricordare. L'ultimo documento. Oltre? No, ci siamo. DOR e DOC. Allora, dalla DOR è dichiarazione originale, dichiarazione di ricevuta, e la DOC è la dichiarazione di conversione, of conversion of receipt, no? In inglese. Si firmano tutti uguali, se ci fate caso, tutti uguali. Una sigla in fondo, una firma per esteso in viola, vedi bello il viola, bellissimo, e l'impronta digitale sopra. Questi due, allora, il documento più lungo è la IEM, che sono 6 pagine in inglese, 7 in italiano, perché esagerare, e c'è sempre una firma in più dentro il documento di accettazione. Questa è di accettazione e diciamo di ogni pagina e di tutto quello che c'è scritto, e poi c'è una firma di accettazione del documento. Come si firmano tutti i documenti? Peccato che questi siano un tantinello diversi. Non sono del sistema. Non sono del sistema questi documenti, sono nostri. L'ultimo documento cosa fa? Chiude il cerchio. Siamo saliti, siamo scesi nella carne, ci siamo ripresi il valore, perché ce lo siamo ripresi, giusto? La scatola dell'ego ce l'hanno ridata. Per forza, ce la riprendiamo. Non è che ce l'hanno ridata perché effettivamente ce la stanno dando, ce la stiamo proprio prendendo. Non ci interessa che loro nella loro idea non ci danno gli euro. Non è così. Tieniteli i tuoi euro, perché sennò poi dopo mi fai morire di fame, capito? Perché me li hai dati te gli euro. Chi me li hai dati? C'erano le lire prima, giusto, in Italia? E vabbè, il nostro, voglio le lire, era uguale. Cambiava niente, era sempre loro, la valuta l'hanno decisa loro, sull'oro, non è vero? Se avete capito tutto il discorso della giornata, non è vero che la valuta era sull'oro, perché sennò dal 76, 73, quando l'oro non c'è stato più dietro la lira, e i soldi in generale, non doveva più girare niente. Ah, ma allora hanno cominciato a fare i click, fate che computer, però hanno cominciato a fare i click, e stampano monete. Ma chi ve l'ha detto questa cosa? Non è vero,
loro fanno i click in base a quanti certificati di nascita ci sono. Da lì si è capito che loro non c'entrava niente con l'emissione del denaro, zero, ok? C'entrava col prenderlo, portarlo via per altri motivi, ok? Ma non per stampare i soldi, si stampano sul nostro certificato di nascita i soldi. Da quando Ether gli ha tagliato i ponti, guardate che cosa è successo. Vi fanno pagare pure prima almeno qualche cosa da sto bond ci davano, adesso manco quello. Ma il tampone ve lo pagate pure. Sì, vi pagate pure, come muore il genitore all'ospedale, lasciando perdere come, non lo voglio neanche dire come, ok? Che lo sanno tutti come funziona, cioè, ci si può andare benissimo a guardare, senza nessuno lì, lo prendono, lo cremano e te per il funerale. No. Non me l'ha fatto manco vedere, ma era mio padre, ma porca miseria, lui? Che ne so io, ok? Questo perché? Perché la gallina dalle uova d'oro, eravamo, Ether, gliel'ha levata, gli ha detto, guarda le galline, non le fanno più le uova. No, siccome però non ci ha salvato Ether, perché non è salvatrice di nessuno, se no rizzavamo al punto di partenza che abbiamo ragionato stamattina, se ci salvava diventava il nostro nuovo padrone, lo poteva fare, sapete? Cavolo, se lo poteva fare. Nel 2000 tutto questo è stato fatto uguale da un signore, si chiama Charles C. Miller, lo trovate nei documenti, è l'unico riferimento che invece di 2012 o 2013 c'ha 2000, è scritto dappertutto, Ether lo chiama, eccolo, 2000, e perché i documenti si leggono così, c'è l'anno davanti, è 2000-04-31-35, e lei lo chiama gift, il regalo, e è del signor Charles C. Miller, che si è attestato negli Stati Uniti d'America con $25 per 11 anni l'ha tenuti, sono stati suoi, poteva farlo Ether, giusto? Cioè, mica solo gli Stati Uniti d'America, tutto il mondo conosceva Miller chiaramente e ha potuto fare questo aggancio anche posto giusto al momento giusto o la scelta giusta al momento giusto, non lo so, fate voi. Ho preso tutti questi bei mattoncini, me li sono presi e poi che faccio? Che ci faccio? Ce faccio? Quello che ti pare, ti condividi. Bravo, lo sai che mi sono stufata di giocare da sola, lo sai? Mi sono proprio stufata. Adesso lo prendo, lo converto. Dove siamo tutti insieme? Eterna Essenza? Lo converto Eterna Essenza, lo mettiamo tutti in un bel calderone e poi ognuno gioca con quello che gli pare. Fammi un altro gioco. A me piace. Non so, pure non ti piace, perché ci sono pure quelli che non ti piace, va bene così. E ecco qua però che se ci pensate bene, a livello spirituale e a livello animico e a livello di percorso abbiamo fatto un bel cerchio, siamo saliti, siamo scesi, abbiamo preso tutto il nostro valore e siamo saliti di più perché abbiamo preso il valore, abbiamo fatto qualcosa di più, no, nel frattempo. Ci siamo presi? Stanno qui. Ma poi alla fine sto contratto, ma che vuole? Ma che si piglia? Oh, ma questo ha fatto un contratto, è venuto qua e ha detto ci giochiamo e noi gli abbiamo detto, se questa dico questa, ma so io, no? Cioè, se siamo ognuno di noi, il pezzettino di frammento, no? Che quando finisce il gioco, che ci abbiamo? Un avatar perfetto, dove io, anima, sperimento qualcosa che non ho mai sperimentato prima. Cosa? La libertà. Non ce l'ho la libertà. La capacità di discernere il bene dal male. Non ce l'avevo prima, sapete? Era tutto uguale per me. Era tutto amore. Non avevo la capacità di scegliere se era bene o male. Io facevo, scoppiava la bomba di Hiroshima e io dicevo, wow, che esperienza. E voi intanto piangevate. Perché? Non ho capito. Perché è successo? E poi invece succedeva una cosa piccola, no? Come la nascita di una nuova vita, e dici, vabbè, quella è un'altra anima, va giù a far casino, soffrire, no? E invece voi tutti contenti. Vabbè, muore uno, dice, no, tu piangono. Perché piango? Torna a me, torniamo insieme. La capacità di discernere del bene e del male. Wow. Da lì posso avere un tantinello più potere? Abbastanza. Puoi andare avanti? Sì. Cosa posso fare per mio figlio?
Allora, intanto posso fare i documenti. Faccio una mia proiezione, ok? Perché poi Ether, dopo questi quattro documenti che sono quelli di IAM, ripeto, prima io, poi IAM, cosa fa? Dice, ok, come parliamo tra noi? Allora, questo è un documento... Aspetta, aspetta, no, non lo mandare. Ho sbagliato, non sono andata io, mi è andata da solo perché non l'ho stoppato, scusa. Ah, va bene, tranquilla, torna indietro. Mettilo in ordine, perché i ragazzi me l'hanno messo in ordine. Sì, sì, sono in ordine. Come avevamo ragionato di... dovremmo essere alla fine. Ok, intanto... 15. Aspetta, sì, no, ma abbiamo finito, ragazzi. Sì, 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 un attimo, che non mi va ancora indietro, un attimo solo. Intanto questi... Intanto li abbiamo raggruppati tutti in un PDF, in PowerPoint, e quindi è una, volendo uno se ne può. Ma queste tutte cose che sono già nel sito, anzi, le abbiamo strutturate per fare un discorso, ma questo è tutto nel sito. Cioè. Anzi, le ultime cose che abbiamo messo sono delle proiezioni che una ragazza del gruppo ha fatto per la propria casa, quindi le abbiamo già preparate, una sorta di... che le proiezioni che hanno lasciato, che ha lasciato Caleb insieme a Heather, in realtà... sono per quello che è stato fatto per loro, no? Quindi Caleb è un Project 13, quel famoso Project 13 che c'è scritto sotto, troverete nei documenti Project 13. Ecco, dichiarazione notifica di responsabilità personale illimitata. Che cos'è? È il corpo della May, quello di prima. Allora, siccome ci vessavano queste mascherine, ci vessavano questi tamponi, abbiamo deciso che il military order già gliel'avevamo mandato. Allora ce lo prendiamo, ce lo stampiamo. Ci stampiamo anche lo stesso corpo della mail, quello dove dicevamo prima che ci si riprendevamo, anche che vogliamo essere interpellati per la terra, il corpo proprio dove scriviamo il nostro nome, e l'abbiamo aggiornato, abbiamo scritto, siccome ci vogliamo fare cose facili, basta, nome, 2,5 milioni di cose, lo stesso, va bene, lo conoscono, gliel'abbiamo già notificato, dove mettiamo che neghiamo il consenso, guarda, io ho imparato a negare il consenso pure all'aria, se non mi va bene. Quando è, ti lingua il consenso. Consenso negato. Se invece mi piace, io consenso accordato, mi piace. La tua creazione mi gusta, ti do la mia energia. Occhio, perché negare il consenso ti crea quel famoso tu l'hai potuto fare di non vaccinare i tuoi figli, perché gliel'hai negato il consenso. Non voglio dire che Luana, che tu non gliel'hai negato, ma in qualche modo gliel'hai dato. Non lo so come hai fatto, perché non la conosco la tua storia, ma in qualche momento tu gliel'hai dato. Come? Non affondare il contorno, erano prelevati a scuola, io manco... No, ma il motivo per cui, ok? Separazione giudiziale, mio figlio picchiato dal padre, ricoverato in ospedale 11 giorni, ha paura del padre e lo tolgono a me. E questo non esiste, non ha senso, no? Guarda, io mi metto a tua disposizione e vediamo, perché secondo me il tuo caso può aiutare tanti, ok? Sono quasi tutti fotocopie quelli. Benissimo, me le devo leggere però, se no non riesco a... No, io lo accendo proprio il cervello quando è così. Leggo quando si accende la lampadina, vuol dire che è lì. Almeno io ho fatto sempre così. Poi chiaramente è il suo il documento, quindi sarà lei che deciderà, perché è tuo il documento, non è mio, ok? Quindi con questa cosa abbiamo fatto? Prima esperienza, chi era che mi chiedeva le esperienze? Una mamma. Sa chi è, c'è anche l'esperienza sul sito, perché noi le abbiamo registrate le esperienze, man mano che vengono le registriamo e le mettiamo a disposizione, perché sono l'incoraggiamento, no? Sì. Quindi questa mamma cosa succede? Sua figlia gli viene da scuola e dice, ok, c'è un contagiato, speriamo d'amore, ok? Un contagiato a scuola di mia figlia, quindi... Domani tampone, chiusura della scuola e quarantena. Lei cosa fa? Decide che prende questa, che è la corpo della May, che l'aveva appena inviata con il military order, rinvia la stessa, ma con la dicitura, nego il consenso al trattamento sanitario, al tampone, eccetera, eccetera. Questo lo fa la sera, il pomeriggio. La mattina dopo la figlia riceve sul... Sapete che adesso ci sono le bacheche, no? No, le bacheche proprio della scuola della comunicano scuola. Così. Registro elettronico. Lei l'ha mandato alla ASL di riferimento e alla ASL, neanche alla scuola, l'ha mandata alla ASL e alla regione. La mattina dopo la comunicazione era che non si riteneva necessario fare il tampone, chiudere la scuola. Beh, è un caso però. Ok? Il caso esiste.
a me non è mai successo, però può succedere, ok? Quindi queste sono le esperienze piccole, no? Sembrano piccole, ma in realtà la figlia va a scuola, ok? Siamo concreti. Puoi andare avanti per favore? Sì. Ditemelo se è troppo tardi. Allora, la nuova governance, dicevamo prima, dopo i quattro documenti di Io Sono che abbiamo visto, Heather stava mandando, quando è successo il caos famoso, la bomba esplosa nei gruppi, la divulgazione fermata, perché ormai eravamo troppi e troppo stavamo lavorando, andavamo veloci, era un anno e avevamo fatto un sacco di roba. Pensate che da cioè, adesso mi sembra che sta esplodendo, ok? Però questo lo penso io, no? Quindi ci siamo in 30. Ma sappiate che siete 30 nodi caotici. Ma che vuol dire? Vuol dire che agganciati a voi ci sono tante di quelle energie che solo per il fatto che io e te ci siamo conosciuti, non è che abbiamo attivato solo... Grazie. Cioè, ma te lo dico anche io, perché questo è lo scambio di valore. Perché io ti sto passando le mie connessioni, ma te mi stai passando le tue. Senza le tue io non arrivo oltre te. E tu non arrivi oltre me. E questa è la rete neurale di anima, ok? Che adesso ha deciso di scaricare, di fare upload, no? Upgrade, no? Lo sapete che ha deciso di fare? Inner grade. Qua lo fa, non lo fa più, se no lo fa qua, invece qua, ok? Quindi a che cosa ha creato? Ha creato il remedy, e questo l'abbiamo fatto noi, questo non è un documento di Heather. Questi sono i quattro documenti che ha lasciato Ether: la proiezione di Io Sono, l'applicazione di Io Sono, il contratto tra Io Sono e la ricevuta tra Io Sono. Che cosa vuol dire? Facciamo una cosa insieme? Si può fare. Si può fare. Che famo? Decidiamo. Prendiamo una proiezione di Io Sono, perché tanto a noi la carta ancora ci serve. Ci serve ancora la carta. E decidiamo quello che vogliamo fare. Facciamo una, proiettiamo su carta quello che vogliamo fare, lo firmiamo tutte e due, giusto? Lo posso fare pure da sole, eh? Posso anche proiettare sulla mia macchina. C'è gente che ha girato con le targhe sovrane, ha vinto, eh? Vero che sono targhe fatte a caso. No, no, fatte per bene. Se si fanno le cose, si fanno per bene. No, okay. Non ha pagato l'assicurazione. Io adesso non ti so dire se ha pagato l'assicurazione, io la pago l'assicurazione, anche se ho una proiezione di Io Sono sulla mia macchina, però capisco che non andando in giro senza revisione forse l'assicurazione non mi pagherebbe, giusto? Quindi è come se vado in giro senza, però quello è un po' per me, è un po' ancora un mio limite se vuoi, no? Perché se ci penso, tanto non mi è mai successo niente, eppure l'ho pagata sempre, ma non mi è mai successo niente, sono 7 anni che non mi succede un incidente. Vabbè, è il caso pure quello, va bene. Questa è la giornata dei casi, ok? Proiettato, ok? Allora, mettiamo che abbiamo deciso di fare questo pennarello insieme. Ok, ci serve qualcuno che ci fa il tappo. Poi ci serve qualcuno che ci fa quello dentro. E ci serve qualcuno che ci fa la scatolina. Okay? E chi ci fornisce l'inchiostro. Ce lo fai il tappo, te? Ok, tu ce lo fai questo, tu ce lo fai questo. Allora, dobbiamo fare un'applicazione con lei... Anzi, un'applicazione per fare il tappo. Allora, il tappo come lo vogliamo? Così, così e così. Facciamo un'applicazione, scriviamo come vogliamo il tappo. Poi facciamo un'altra applicazione perché... Poi chi ce lo fa il tappo? Te? Allora, abbiamo deciso che lei Io Sono, ci piace Io Sono, giusto? Okay. Facciamo un contratto tra Io Sono, io e te. E poi quando tu hai fatto il lavoro, per decidere come lo devi fare, no? Te lo devo... Poi noi facciamo una ricevuta e la paghiamo. Basta. Difficile, vero? Senti, ascolta, abbiamo deciso io e lui di fare una cosa insieme, ti piacerebbe fare con noi? Guarda, contratto tra Io Sono. Ok. È perché ci serve la carta, a noi ci serve la carta, se no questa è la verità, capito? Una nuova governance, registri, ragazzi preparatevi a levarvi di torno alla burocrazia. Il catasto! A me solo la parola mi fa un po' ridere, ve lo giuro, il catasto, no? Allora, sappiate che la vostra casa è del catasto. Scusami, la vostra casa è del catasto, perdonami. Sì. E sappiate che la vostra macchina è del prato. Sì. Non è niente vostro, dimmi di cosa.
Prima ci ha detto che attraverso il documento la carta d'identità è come se non avesse più. Puoi andare avanti intanto. Ah no, no, sì, aspetta, c'è il remedy. La carta d'identità così non ha più valore. Certo. E nel momento in cui devi andare a comprare la macchina o piuttosto allora, qualche altra cosa che ti chiedono. Era quello che diceva stamattina Mauro. Allora, in realtà nel momento in cui io siamo in 50 e tutti usiamo io sono. No, o comunque su 100 usiamo io sono in 30 io ciao tesoro ma poi la carta d'identità facci un po', ok, ma fino a che siamo in questo momento, vi ricordo che eravamo 50 milioni nel 2013, già 50 milioni erano molto pericolosi che usavano questi documenti, e guardate che era passato un anno perché succedesse. Lo so, sì. E sono esattamente lì. Quando mi dicono, ma quanti siamo adesso? 50 milioni più tutti quelli che lo sanno adesso. Ecco. Perché guardate che quei 50 milioni mica se lo sono scordati, sai? Sono lì a fare... Cazzo è successo? Te lo giuro. Cioè, andate sul sito, c'è sempre le Zoom, che noi facciamo il lunedì con il gruppo di lavoro e quello di studio, che poi sono quelli che stanno sperimentando adesso, dove ci sono ogni tanto delle testimonianze di quelle che hanno lavorato con noi nel 2013, e loro ve lo dicono, mi dicono, è stata una bomba deflagrante, l'evento interiore, non ci abbiamo capito più niente, neanche noi che l'avevamo, lo sapevamo, lavoravamo lì, non ci abbiamo capito più niente, abbiamo seguito quello che capitava. Ma quindi per 7 anni... Per 7 anni ognuno ha sperimentato per conto suo chi ha voluto farlo. Capite che la carta d'identità... Quando io sono io, Barbara, la uso, ma io lo so che non... C'ho avuto la mia esperienza con la carta d'identità, è stato un giorno che sono dovuta andare alla posta a ritirare una raccomandata. Non volevo una carta d'identità. Madonna, che violenza! Mi dicevo, dramma, Marco! Dramma, Dio, non la gliela voglio dare! Perché gliela devo dare? A un certo punto proprio è stato, lo so... L'illuminazione. Si è accesa una di quelle lampadine che... L'illuminazione. Fu, non sei quel documento. Facile. Tieni, la vuoi? Ti serve? Okay, dammi la mia raccomandata con dentro l'assegno, per favore. Grazie. Okay. L'importante è che continua ad avere... No, sarà la multa, sarà la multa, tesoro, non mi rispondevo niente. No, no, no. Se la multa io te la prendo, te la firmo senza pregiudizio, vuol dire che io non lo so quello che c'è dentro. E quindi lo voglio sapere prima di firmare, prima di prenderlo, prima di mandarla via. Lo voglio sapere. Perché per silenzio ha senso, se io non ti rispondo, si diceva al mio nonno, guarda, è legge naturale questa, non è la loro legge. In caso al consenso. Bravissima. Quindi se io non la prendo, magari è una cosa che mi va contro. Allora perché? Io la prendo, senza pregiudizio te la firmo, quindi prima la apro, poi accetto il contratto, semmai, e poi ti rispondo. Te l'annullo, te la rigetto senza disonore, dipende da che mi scrivi, se è una multa te la annullo e te la rigetto senza disonore proprio. Ok, io tutte rigetto... queste informazioni non le so, c'è però tutto, c'è un gruppo Telegram, okay? Se è una cosa un po' più seria, come un atto giudiziario, allora ti rispondo con una notifica di cortesia, che è un documentino un tantinello più impegnativo. Che c'è sempre utente, certo. C'è una domanda, è la stessa di prima, okay. Perdonami. È la stessa Qual è la ragione per la quale chi ha deciso di fare questo documento decide di non mettere una foto la quale potrebbe far accettare l'autorità un tuo riconoscimento? Se non c'è foto, l'autorità ha l'obbligo, in quanto se no cadrebbe nel reato di non fare il proprio dovere, di non riconoscere, qualora non ti riconoscesse come persona fisica, perché non mettere su questo documento o essere, ma o è, io ti devo riconoscere, devo sapere che quel documento allora, che mi fai vedere tu non lo abbia rubato ad un altro e me lo presenti come tuo. Allora ho bisogno di una foto, laddove, se finisco, sì, laddove ci fosse una foto e laddove il sistema qualora riconoscesse quel documento come valido da un altro documento, tu potresti fare, te lo dico per esperienza personale perché sono andata alla posta e mi sono anche imbarcato con un documento sostitutivo al documento ufficiale, però il documento sostitutivo aveva bisogno di una foto e di essere riconosciuto dall'autorità. Quando il capitano della nave mi ha detto
non è un documento ufficiale. No, ma allora tu non sei proprio all'asciutto, ma mi fai capire. No, credo di conoscere la mia vita. No, aspetta, sono due anni che ce l'ho su sta roba. Ah, ok, interessante. In maniera molto profonda, loro hanno detto, perché tu non hai il dovere di girare quei documenti. No, infatti. Ok, ma nel momento in cui presento un documento, è come se sei sedicente. Cioè io poliziotto, e può essere tuo fratello quel documento. Bravissimo, e infatti noi stiamo preparando. E non, il dovere, e non ho il dovere di riconoscere la tua impronta digitale, attenzione. Quindi, certo, perché non lo so se è la tua. Bravo, non ho allora, lo strumento per me, serve la foto. Bravo. Okay. E allora, perché è stato deciso di non metterla? Quindi no. Allora, il documento di Heather, è il documento legale, ok? Noi stiamo, in realtà questo poi è stato successo anche già nel 2013, poi pure si è perso, stiamo già preparando l'Universal Pass. Una bella l'universo, io non ce l'ho più, non sono riuscito in italiano, ha fatto il trust, ho fatto la gara di rappresentanza, la resistenza in vita, tutto quello tutto che mondo. Nel 2013 okay. Come c'era studiato, perché nel 2013 poi è successo un casino e sono arrivati la gara di rappresentanza e io ho detto, ah lo vede il signore, la conosce magari, io dico forse di qualcun altro. Perfetto. Da Savoggina in poi, voglio dire. Mamma mia, per favore. Li vado a conoscere apposta. Ma per favore, non ne parliamo. Però se sto qui è perché mi hanno telefonato ieri sera da Mestre, ho detto, va a sentire, forse vale la pena. Ah, e ho visto qualcosa su di lui, ho visto qualcosa su di te, ho visto di te, ho detto, ok, vale. Grazie di essere qua. Poi allora ci vengo. Vi aspetto a Mestre. Ci vengo, volentieri. E stiamo preparando l'Universal Pass. Dove c'è la fotografia? No, questo è un altro, quindi i documenti lì sono un'altra cosa. Risposto, grazie, e sono proiezioni già. L'Universal Pass è già una proiezione di io sono. Perché io prima mi identifico, o meglio, sì, mi identifico, decido io che so quei documenti, è già un atto di valore di potere. Poi da lì dico, ok, siccome non voglio andare in giro con la valigetta, e poi comunque tu mi puoi rompere le scatole perché mi dici, ma chi sei tu? Io sono bella la foto, perché ci hai messo la foto tua? Allora io non ci voglio andare in giro con la cartellina in quel modo. Universal Pass, quattro pezzettino così, ok? Guarda che me lo divido ancora a metà l'altro pezzetto e sopra ci metto una bella foto, l'impronta digitale. Arrivederci, grazie. E l'Universal Pass significa tutto, significa carta d'identità, significa patente, ok? Scusa Barbara, ma c'è pure il certificato vaccinale. No. Sì, okay. Guarda, da io sono... Ascoltami, da Universal Pass, da io sono, se vuoi partire il vaccino... No, per carità, no, era così. Era una battuta, dici. Ci è piaciuto Universal Pass, sai perché? Perché lo vediamo dopo. È insieme, patente nautica, patente, passaporto, tutto. Allora, passaporto, un'altra esperienza, la volete? Allora, lui se c'era nel 2013, lo sa che Caleb, o Skinner, a un certo punto è passato le dogane tra la Francia, e qui, meno male, guarda che bello, tra la Francia e la Spagna, e tra la Spagna e il Marocco, quindi non solo tra due paesi della stessa continente, ma anche due continenti, con questo. È passato con questo, con l'IEM, il famoso IEM, però era Caleb, era uno dei tre trustee, cioè Caleb lo sapeva bene che dice, sì ma è passato. Ok? Vuol dire che se io so che devo dire... È un corpo diplomatico. È un corpo diplomatico, hai ragione. Più di più. Perché diventa addirittura come un enclave. Manco un corpo diplomatico. Sono ovunque, dove per me. Sono ovunque, dovunque, quando mi pare. Non discutiamo proprio. Perfetto. E questi signori che hanno... Allora, esistenza in vita. LR Trust. Esattamente il tuo percorso. E c'è anche qui la testimonianza sul sito. Nelle Zoom, guardate. Mi chiama Simona, mi dice Barbara, noi dobbiamo passare la dogana tra la Bulgaria e la Grecia. Allora, però per passare la dogana tra la Bulgaria e la Grecia dobbiamo fare la richiesta 3 giorni prima del passaggio, dobbiamo fare il tampone e a noi non ce va, né di fare il tampone né di fare niente. Che facciamo? Military order. Non avevano fatto ancora documenti, no? Prendi quello e nel frattempo le fa anche il io sono. Ok? Passano con due furgoncini, eravamo il 30, esattamente il giorno che noi abbiamo fatto il primo incontro qua dentro a Roma, e io ero con lei al telefono anche,
ma non sono potuti passare quella sera perché era proprio chiusa la dogana, c'erano i bulgari ma dall'altra parte non c'erano i greci, quindi i bulgari non ti facevano proprio uscire perché non c'era nessuno di là che ti faceva entrare, quindi si spostano, l'unica dogana è Sofia, quindi vanno di là. Che succede? Che due camioncini avevano dell'azienda, quindi passa il marito, lei rimane alla dogana, quindi da di qua, però scende e va. Quindi il marito cosa fa? Comincia a parlare con, cercando di parlare con chi? Con anima, perché quello là è anima come te, no? E quindi, però cominciando a parlare con i documenti, quindi prima il passaporto, a casa, girare, fare il furgoncino, andare, non c'hai la richiesta, non c'hai il tampone, niente, si può fare. Tirano fuori la dichiarazione dei diritti umani, come abbiamo detto stamattina, che a chi era riferita agli esseri umani, sempre deportati, infatti hanno detto, infatti si vede quanto è importante la dichiarazione dei diritti umani, le rispettano tutti i giorni, l'AIA ha detto che l'Italia si sta comportando senza diritti, quindi zero, ok? Allora, e hanno continuato a parlare con anima, deve essere chiara questa cosa, hanno cominciato a parlare con anima, e lo volevo far sentire bene. Beh, morale della storia, a un certo punto hanno deciso di dargli questi documenti. Military Order, e gli hanno dato in mano, e la testimonianza di questi due meravigliosi esseri è stata che il militare è iniziato a fare così. Certo. E guardava il compagno e faceva così. Quello, lui racconta, vi prego, guardate perché è bellissima la loro esperienza, diceva, cioè, e io gli guardavo negli occhi e capivo che lui dentro c'era un mondo, cioè, è un... Beh, lo sapete che è successo? Andiamo. Senta, scusa, allora, vabbè, no. Vi vogliamo aiutare. La miseria, fino adesso mi andavi a casa, ma mi vuoi, è il caso, capito questo. Vi vogliamo aiutare, facciamo finta che voi siete, siccome sono due furgoncini aziendali, siete passando per lavoro. Facciamo finta. Per lavoro. L'hanno fatto finta, lo sapevano benissimo che non era così. Esatto. Quindi hanno alzato la sbarra, hanno fatto passare lui, ma hanno alzato la sbarra e hanno fatto passare lei senza manco chiedergli i documenti. Alla dogana! Facciamo vedere. Alla dogana! E loro il militare l'avevano già inviato? O loro se li sono portati proprio addietro. Loro non li conoscono questi documenti, è dal 2013, anzi 12, che lo sanno che sono preclusi e pignorati. Li conoscono, ok? Mo facciamo finta che non è così. Facciamo finta che la banca ti risponde, allora adesso mi ha inviato questo, mo io! Già ti risponde un altro, che non è quello che ti ha mandato la notifica di cortesia, ma è un altro, no? E già dice, perché se no cosa? Non te lo firmano, non ti firmano i documenti, non ti firmano le lettere, vuol dire che la responsabilità non se la prendono. Allora come faccio? Siccome le notifiche di cortesia andavano un po' cambiate, perché non erano definitive, sai, uno stava imparando, sì. Non c'era scritto che possono scriverci, una volta sola, per dirci che è tutto chiuso. A nome della persona fisica maiuscolo, ok? Non comprendono quello che stai dicendo. Lo so, però te sì, è per farti parlare con te. Chiudono il mutuo. Chiudono tu, non solo chiudono, lo comunichi pure che l'hai chiuso il mutuo. Se tu gli devi dare alla banca 80.000 euro e gli fai una notifica di cortesia e gli dici, ma io vi voglio da tutto, perché loro ti chiamano, deve pagare. Poi dici, vabbè, venga. Ti dicono, guardi, quanto ci dà 80.000 euro? Vabbè, ce ne dia 50.000. Dici, no, non avete capito. Io voglio da tutto 80.000. Rispondete a queste 8 domande con la firma sotto, io ti ridò questi soldi, però tu mi devi rispondere a queste 8 domande che ho il diritto di farti, il mio dovere di dirmi, tu me lo firmi, le risposte, lo dico, vabbè, vada via, fine del mutuo. Io queste cose, non però non le dovete, no ragazzi, guardate, io vi dico una cosa, scusate che intervento, scusate, scusate che faccio l'intervento, scusate che faccio l'intervento. Sono Barbara. Senta, stamattina me lo guardi. No, ho capito che non eri. L'ho detto ieri a Antonella al telefono, mi sembra. Guarda, vengo perché è materia che conosco. Io vi dico una cosa, perché prima della fine dell'intervento di Mario ho detto diciamoci delle cose pratiche, no? Sì. Adesso io dico che se non riuscissimo, però questo io ho fatto un percorso molto pesante, ve lo dico subito. Se non riuscissimo a capire quanto è stato pratico lui, però bisogna fare il salto. Se noi vogliamo questa roba per ottenere qualcosa di nostro, vi scontrerete col primo carabiniere che vi ferma e vi porta dentro. Bravo.
Esatto. Se lo fate per un'altra cosa, tanto da fare questo per ottenere dentro di voi quell'emozione che ha provato lei e sapere il giorno dopo che potreste stracciare questi documenti, non vi servono più, allora fate il salto quantico. Fate il salto quantico. Però non mi fermano neanche più. Però ci brava, serve. Perché devi passare. Esatto. Devi, il bruco deve diventare farfalla, deve soffrire. Però l'unica cosa io corno, posso... ma chi l'ha detto? Il bruco, tu sei stato mai un bruco che stavesse soffrire. Ti dico che sofferenza c'è nella trasformazione, ti dico che sofferenza, perché non ci può essere creazione senza demolizione, non ci può essere. Lo sai, non è... Se chiedi al bruco va a diventare farfalla, il bruco ti dice di no. C'ha paura, che aspetta, di... brava, ti dice no. Però voglio dire, io vi dico, questa è una questione di conoscenza, ma soprattutto di conoscenza e esperienza. Se non diventa coscienza, esatto, lasciate perdere, perché vi fanno pagare mutuo, vi portano via casa e vi portano fuori dentro. Perché l'intenzione, diceva bene lui, se l'azione vuole un risultato, è un'azione inquinata. Fate l'azione, punto. È non quello che dico sempre. È accettazione. E io, e naufragarmi è dolce in questo mare, dice il grande Giacomo, no? Perché mi metto sul letto del fumo e guardo, e naufragarmi è dolce in questo mare. Quando mandate l'ultimo verso dell'infinito è questo, è una questione di di abbandono. Dice, non mi serve manco, io sto qui ancora a combattere il sistema per inventare la guerra, che se ne fotte del vinto e del vincitore. La guerra se ne fotte, il diavolo mi frega un cazzo chi vince e chi perde, basta che combatti. Ma io smetto di combattere con chi? Col sistema? No, con me, con l'ego. Io sono il sistema, smetto di combattere con me. Pum, è un click che a voi bam, le fate un click. Tutto questo, l'importante è sapere qual è, poi ne parlo con lui, a 432 Hz, perché ho trovato l'allineamento biologico con le cellule. Potete essendo musicista, proprio per lui. E infatti quando si mandano le notifiche di cortesia, grazie che l'hai ripreso. No. Quando si mandano le notifiche di cortesia, io dico sempre, l'avete mandata? Adesso che dobbiamo fare? Non ci pensare più. Come non ci penso più? Qui, no. Prego. No, volevo dire se il suo percorso, se è necessario per andare avanti. È stato necessario il suo percorso, ti rispondo io. No. È stato necessario, perché se nel 2013 non ci fosse stata un'esplosione, lui sarebbe qua con me a parlare. E sta qua con me uguale a parlare, capisci? Bravo. Mi posso far vedere una cosa? Scusate. È stato necessario, no. Perché ormai io conosco la materia abbastanza bene, sono 7 anni. Dico se ci dobbiamo Tre mesi fa. Mi sono riletto e so a memoria 400 pagine di un'altra situazione. Perché sono andato fino su Arnorda a conoscere questa persona. Metto parola in forma. Oh, 49 pagine, no, sono 400, ma lo dico io, scusate, però devi andare dentro, devi andare dentro, piano piano, ma per poi lasciare. No, questo è una situazione. Questo è uno statuto, è uno statuto. Dove 12. Ci sono tutti i documenti 12 dettagliati della corporazione. Ma io stanotte ho fatto vedere per guardare lei della corporazione, tutta sta roba. Voi potete fare pure un plico del plico 4.000 di pagine, poi andate dalla corporazione e dici io sono questo, mettici un timbro, ta, finito, sei morto, è finito. La mattina quando alzate e firmate lì sotto qualcosa succede in cui lasciate perdere il sistema. Lui è uno dei 50 milioni. Succede qualcosa in voi talmente grosso che quello che poi succede al sistema è inutile, perché siete voi il sistema. È dentro. Se appunto sta parabola diventa troppo. Fermati quando parlate del Remedy. Chiedo scusa. Ragazzi, il Remedy che cos'è? Allora, siccome noi siamo. Questo è successo dopo, questo è il Noyer. Da noi abbiamo mandato, no? Il Military Order l'abbiamo mandato da noi, già abbiamo costituito il popolo in un certo senso, a livello animico, non ci so che. Pesante. Più 12 pagine, fatte pure da Ether che lo sapeva come si faceva. Ciao. Però sto Remedy ci serviva, perché ma noi che vogliamo un cambio? In realtà, un cambio, no. A livello animico non funziona sta cosa, non ci vogliamo, non vogliamo niente in cambio.
perché noi l'esperienza è già a livello animico. Ah, anima ce l'ha il suo remedy, no? Si via il corpo che sa discernere, sta a posto così. Allora serve a mente qualcosa, no? Giusto, serve a mente. Ma per fa che? Per ricordarselo. E per capire quanto è... Che ti ha fatto qui in mente? Allora, mente cos'è qui? Anima, spirito, allora, tempo, energia, mente che cos'è? Struttura. Mente e forma. E qui fa la forma. Sì, tutto questo l'ha fatto mente, ok? Quindi mente ha bisogno di sapere che ha fatto, giusto? Tutto. Qui c'è tutto. C'è l'universo, universale, lo spirituale, il quantico, l'elettromagnetico, tutta la tecnologia che abbiamo, noi ha creato qui, qui io sono, noi ha creato, non la tecnologia quella, eh. La tecnologia, non so, in modo di dire, qualcuno, qualche nome, abbiamo nominato Tesla stamattina, possiamo nominare Majorana, Pellizza, qualcuno, Leonardo, Ighina, il grande Ighina, no, io lo faccio, sai, non sto scherzando, quando piove io faccio le pale di Ghina. Davvero? Funziona anche a livello, ce l'hai. Io sono la pala di Ghina, io faccio la pala di Ghina, a lontano, a vicino. Così, siamo noi la tecnologia. La mia sciamana dovrebbe dirti che sei un trefilo blu. Wow, me la devi far conoscere sta sciamana, il trefilo blu non la sapevo questa. Ragazzi, scusate, voglio andare più veloce ancora, ma tutto, tutta la nuova, leggetelo perché pure questo è un altro documento prodotto da noi. E dici, vabbè, chi l'ha fatto? Potrei dirvi che qualcuno del gruppo Work ha preso la struttura del noi è, ha fatto pezzi, no? Abbiamo iniziato, come lo famo sto remedy? Poi abbiamo dato, perché abbiamo mandato due ordini esecutivi, da noi è. Uno il 2 giugno abbiamo fatto come fanno loro, senza mandargli niente dentro la serra. O il cavolo che deposito, capito? Così, così io ti metto un documento lì, mio, e te mai preso. No? Tutto fuori. Tutto a livello energetico, ma nella loro legge. Che se ti dicono, c'è. Ordine esecutivo, 2 giugno, l'anniversario della libertà, abbiamo scelto qualche giorno così, no? Poi l'abbiamo mandato un altro il 22 ottobre, dove siccome loro i 3 mesi per attuare l'ordine esecutivo, come per i Sivak Nation che aveva lasciato Ether, non hanno fatto, no? Allora io abbiamo mandato un altro, abbiamo detto 11 novembre, remedy consegnato, fate come vi pare, finito, abbiamo dato 10 giorni, eh? Beh, che cosa abbiamo fatto? Il 9 eravamo in Zoom, c'è anche la registrazione di quella Zoom, perché in trasparenza, pure che uno è stanco, con le occhiaie, senza essere truccattato, in onore, quello che è successo è quello. Eravamo tanti, eravamo un 45 in quella chat, e che cosa abbiamo fatto? Io gli ho dato un'assestata, ok, ho preso perché sono quella che nella realtà sono un po' più di competente, ma era già quasi tutto pronto, no? L'ho strutturato, ho tolto delle cose che erano troppo specifiche perché doveva essere talmente tanto scevro, l'idea doveva essere a 360 gradi sfera. Cosa c'ho io? Cosa posso chiedere io? Cosa posso chiedere nella realtà? Tutto! E lo dovevo concentrare in poche parole, e grazie, no, al gruppo di lavoro. Poi l'abbiamo messo in questa Zoom e insieme in questa Zoom abbiamo cominciato a lavorarci, ma sulle parole proprio, no? A me piacerebbe scritto, ma guarda questo mi sa di schiavistico, non lo mettere così, mettilo così, va bene. No, qui c'è la virgola, ma sarebbe meglio, è stato bellissimo, una creazione effetto Maharishi, che non avete idea. Cioè noi lo stavamo montando e costruendo, ma lo gli stavamo caricando da sotto una bomba atomica, che tanto che quando abbiamo chiuso al 9, sappiate che il 10 il Papa ha fatto un suo evento. Si è dichiarato padre di famiglia. È tornato papà. Ha messo l'accento. Che i figli hanno detto, oh, è tornato papà. E lì c'è tutta la storia di cui parlavamo prima, no? Qualcosa che come recinto viene in tantinello prima. Beh, papà, bianco e nero stanno per darsi il cambio? No, non si danno nessun cambio. Se io devo cercare l'equilibrio dentro, maschile e femminile devono essere in equilibrio dentro, di fuori il bianco e il nero non può esistere qualcuno che vince. Perché se c'è qualcuno che vince la guerra,
continua. Noi si instaura solo in un punto dove c'è equilibrio, perché quelli si guardano per esempio e dici: siamo litigati fino a ieri, mo adesso. Ma perché? Diciamo, tu c'hai 50, io sono 50. Perché litigiamo adesso? Perfetto, quello è il momento in cui la freccia, la scocchi, qui in mezzo, qui, e dici: oh, ci so pure io. Chi è? Noi. Pure te e io siamo noi. Siamo tutti noi. Finita la guerra, ok? Sto giocando, ve lo sto dicendo veramente come un'allegoria. Però se è chiaro il concetto è che la guerra è finita. Che se non finisce la guerra ricomincia, perché se vince il bianco, il nero si incazza. C'ha ragione. Si ha ragione. Sai come dico io? Sai quando è che si vince? Puoi girare, sai come si vince la guerra? Deponendo le armi. Appunto. La mia freccia è, vedi? Del nemico. Non armarti più del nemico, perché lui serve la più dietro. Deponi le armi. Bravissimo. Ha fatto grande. Bravissimo. Ecco qua, e questa seconda mail che cosa fa? Non lo mandiamo il remedy, l'abbiamo mandato, ci abbiamo fatto la stessa mail della prima e poi gliel'abbiamo mandato l'11 come avevamo promesso, l'11 novembre, da lì in poi lo stanno mandando ancora, perché che fanno le mail successive? Ratificano, dicono: ho saputo che, pur io, vedete le lucette che si accendono? Io pure, tanto. Questo è tutto sul sito, vero? Bella carica, tutto sul sito, a disposizione di tutti. Lo puoi girare ancora, per favore, perché siamo andati veramente... 18 e 19. Scusate, vi ho fatto fare da... Scusate. E queste sono le proiezioni, però ne abbiamo parlato, giusto? Non c'è bisogno di parlarne, ne abbiamo già parlato con te, no? Abbiamo parlato della nuova governance. Puoi andare all'ultima slide? Sta bello senza nei. Una proiezione di io sono. Senza nei. Di io sono. No, Dio. Di io sono. Ah, è andata con la freccia e centro. Ma sai che io sono. Io sono. Ognuno di noi con questi documenti si fa freccia. Sì. L'arco è noi, il centro. Non cerca fuori, è qua. Il recinto è aperto, dice. Ora sai di essere un uomo e una donna vivente e hai tutti gli strumenti per unirti a noi, è io sono, e iniziare a creare la tua nuova realtà. Bentornato dalle sì. Grazie. Grazie. Grazie.